Ben ritrovati a Match, sabato 12 dicembre, diciamo che da questo appuntamento cominciamo un tour de force della SPAL piuttosto importante, perché come sapete da qui al 4 gennaio avremo partite a ruota continua ogni 3-4 giorni, quindi vi piaccia o meno ci vedremo spesso appunto in questi appuntamenti. Oggi come sapete SPAL è impegnata fuori casa, siamo in Veneto esattamente a Cittadella e dalle 18 commenteremo con voi, con diversi ospiti che ci verranno a trovare, quello che succederà direttamente dal campo della provincia di Padova. Però come sapete Match ha anche un'anteprima, quella che parte mezz'ora prima, in cui ogni settimana parliamo di argomenti diversi. Ci stiamo avvicinando al Natale, è importante acquistare locale, acquistare artigianato del nostro territorio, lo vogliamo ribadire, lo stiamo facendo da alcuni giorni, ma lo vogliamo ribadire oggi con due ospiti in particolare che ci hanno raggiunto, riguardano e sono legati a CNA Ferrara. Allora diamo il benvenuto, cominciamo ovviamente dal quote rosa, a Laura Vaglieri, responsabile Federmoda CNA. Benvenuta Laura. Benvenuta. Grazie mille per essere con noi. E poi abbiamo con noi anche invece il referente del CNA artistico, Marco Pigozzi. Benvenuto Marco. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Ecco, allora, come dicevo, così insomma apriamo un po' con tutti e due questa chiacchierata, parliamo dell'acquisto legato a quello che è l'artigianato locale. Sappiamo che insomma stiamo per terminare un 2020 che sicuramente non dimenticheremo, è stato terribile per tante categorie, più che mai per chi lavora nell'ambito del commercio, dell'artigianato, anche del contatto diretto con il pubblico. Ebbene, quest'anno insomma cerchiamo di essere vicini a chi insomma ha avuto diverse limitazioni. E allora insomma CNA ha lanciato questo messaggio, questo progetto importante. Laura, direi di cominciare insomma a spiegare questo progetto. Si chiama Compra Artigiano, Natale Compra Artigiano, giusto? Sì. Ecco, di che esatto. Si tratta? Che cosa avete lanciato voi di CNA? Questo progetto è... Devo guardare di là o di qua? Ma è indifferente, comunque la 3 oppure anche, possiamo guardare anche noi direttamente, non c'è problema. Va bene. Il progetto Compra Artigiano è un progetto appunto che sta lanciando CNA in questo momento e ha uno scopo ben preciso, che è quello di far conoscere le attività artigiane presenti su questo territorio al pubblico, perché tante volte esistono vicino a noi delle bellissime aziende, piccoline, anche piccolissime, certo, a volte, che costruiscono cose molto belle, prodotti di qualità, prodotti che hanno anche un valore in più, il valore della creatività, dell'originalità, della personalizzazione, ma succede che non tutti le conoscono, succede che magari ci passiamo davanti e non ce ne accorgiamo. E proprio per farle conoscere meglio, per farle conoscere un pochino più da vicino, CNA si è impegnata in questo momento a portarle sui social, attraverso tutti i mezzi di comunicazione, anche adesso in televisione. E proprio perché ci invita in questo modo a guardarci attorno, a guardare le attività che sono sul nostro territorio, a guardarle con un occhio un pochino più curioso e a scoprire tanti prodotti sicuramente interessanti da usare non soltanto adesso, tra l'altro, per fare regali di Natale, sì, ma anche dopo. Ecco, no, anche perché infatti anch'io sono d'accordo con questo punto, il fatto che spesso si cerca di comprare il gadget di Natale, così che, però è bello anche regalare qualcosa che duri nel tempo, insomma, ecco, qualcosa, certo, che sia utile, anche se insomma ci sono tante possibilità di scelta. Ecco, tra le tante possibilità di scelta, Marco Pigozzi, che appunto è referente CNA artistico, è un artigiano, mi dicevi prima, che lavori con diverse attività. Sì, io la mia attività principale, io faccio gioielleria alternativa, quindi vuol dire che è un settore molto particolare, perché quando uno pensa a gioielleria pensa normalmente a oro, argento o metalli preziosi. Sì. La mia società invece lavora con cavo elettrico e diverse essenze di legno, quindi ah, io realizzo gioielli con questa cosa, cavo elettrico rivestito e diversi tipi di essenze di legno che andiamo a recuperare dalle segherie. Il progetto che CNA ha portato avanti, secondo me, è un progetto molto interessante per diverse caratteristiche che mette insieme. Oggi, soprattutto nel 2020, noi artigiani abbiamo dovuto confrontarci con il mondo del web, un mondo infinito dove tantissime persone comprano dalle più svariate parti, su, certo, siti anche non certificati. Credo che il progetto di CNA invece abbia anche come obiettivo
quello di dare una sorta di certificazione agli artigiani presenti, cioè tutti gli artigiani presenti nella pagina del sito di CNA e nei social network di CNA sono artigiani comunque iscritti intanto a CNA, ma comunque che hanno una partita IVA che hanno, e che rispettano determinate regole di commercio, cioè noi facciamo lo scontrino quando vendiamo e ci comportiamo in modo regolare. Quindi il progetto, che appunto si chiama A Natale Compra Artigiano, successivamente rimarrà attivo nel sito di CNA come Compra Artigiano, e per gli artigiani presenti sarà anche una sorta di certificazione di qualità. Certo. Quindi questa è una cosa non secondaria quando si fanno acquisti, soprattutto online, capire anche la fonte di provenienza di ciò che noi andiamo ad acquistare. E quindi questo credo che sia uno degli aspetti, almeno personalmente, una delle cose a cui tengo di più. La legalità nel lavoro consente anche la giusta competitività tra le aziende. È un bellissimo discorso, tra l'altro, insomma, come diciamo, lo sposiamo anche noi, perché insomma devo dire che più che mai in questo periodo difficile ci si è ripensato, insomma, tante modalità per cercare di incentivare l'acquisto di prodotti del territorio, anche perché giustamente, come diceva Laura, e volevo tornare un po' su questo, il nostro territorio, come tutti i territori del resto, hanno a volte aziende piccole, piccolissime, che però producono autenticità, producono qualcosa di unico, di originale, che poi magari valorizzati in un certo modo sono quelle cose che poi ti vengono a cercare dall'estero, ti vengono a cercare da zone anche lontane, e a volte abbiamo veramente dei gioielli veri e propri, e dico gioielli in generale, non gioielleria in senso stretto, di cui non ci rendiamo conto. Insomma, diciamo, quindi il vostro obiettivo è quello di valorizzare le tipicità del nostro territorio. Le tipicità sicuramente del nostro territorio, soprattutto nella nostra provincia. Infatti all'interno di questo progetto noi troviamo proprio le aziende che lavorano all'interno della provincia di Ferrara, che quindi sono proprio vicine a noi. Troviamo tra l'altro aziende le più diverse, perché chiaramente... Tipo per esempio, guarda, facciamo un esempio. Nel tuo caso, Laura, tu sei responsabile di Federmoda, quindi so che è anche una sartoria molto famosa, Laura Moda, insomma, per cui diciamo... C'è un settore ben preciso, però altri settori che potremmo includere in questo progetto, quali possono essere? All'interno di questo progetto fanno capo sicuramente realtà diversissime. Infatti abbiamo anche realtà che vengono dal mondo dell'alimentare, ad esempio, oppure realtà che vengono sì, da tutto il mondo del tessile, quindi negozi grandi, piccoli, sia che producono in conto proprio, sia che vendono invece altri marchi diversi dal proprio. E poi tutto il mondo dell'artigianato in senso stretto, quindi di chi crea con la ceramica, con il legno, con la pelle, con i materiali abbiamo più diversi, insomma c'è una varietà enorme, davvero. Certo. Ecco, poi tra l'altro sempre con Laura volevo parlare anche tra poco di quello che è stata un po' quest'annata, perché comunque sia la sfilata che seguiamo anche noi sempre di Telestense di CNA si è fatta, e so che è stata anche particolarmente emozionante, però a Marco adesso invece c'è un messaggio, perché vi ricordo potete mandare messaggi via sms al 439 000 3337. C'è un amico che si chiama Paolo, me lo sono annotato, mi chiede, scusa non ho capito che tipo di gioielli fa il tuo ospite. Allora andiamo nel dettaglio, che cosa può trovare chi si rivolge a Marco Pigozzi. Allora intanto, ciao Paolo, grazie. Allora, il mio brand si chiama Pigo, quindi potete cercarlo su internet, sono presente anche in un negozio di Ferrara. Io realizzo collane, bracciali, anelli e orecchini, tutti realizzati appunto con cavo elettrico rivestito e diversi tipi di legno, quindi per informazioni... Ma te lo chiedo io, come è nata questa idea? Cioè... Ma allora, il progetto nasce a cavallo tra il 2014 e il 2015, e come un po' tutti gli artigiani della mia generazione, io sono un 79, quindi... Tutti gli artigiani della mia generazione, giovanissimo, nasce un po' per gioco, un po' per scherzo, un po' per hobby, come secondo lavoro. È nato utilizzando materiale di recupero per creare gioielleria, perché mi piace molto lavorare con le mani, sono a volte delle doti innate che uno ha. Certo. Di conseguenza da lì è partita una passione
E un bel giorno si è arrivati a creare collane, avevo un ferro da stiro a portata di mano e la fantasia e l'abilità degli artigiani, che spesso tendiamo a dimenticarci, ha portato sì che quello diventasse il materiale principale dei miei gioielli. Quindi, però, appunto, mi ricollego a quello che diceva prima Laura, dentro al progetto di CNA Artigianato c'è un po' di tutto, perché cosa c'è più artigianale di un salame? Vero, vero. No, adesso sembra una battuta, ma non lo vuole essere, però all'interno di Compro Artigiano c'è veramente di tutto, anche l'artigianato di servizio, come centri estetici, parrucchieri, perché la nostra realtà è una realtà a volte sconosciuta. Adesso io ho un piccolo laboratorio in una frazione di Copparo, però per dire, i miei prodotti ho un rivenditore in Australia, ho due o tre in Inghilterra. Ecco, di questo volevo arrivare, infatti. Ho i prodotti nei bookshop di alcuni musei in Italia, quindi, però magari chi è di Copparo stesso a volte non sa chi sono. No, ma è chiaro, cioè è chiarissimo il discorso che ti hai fatto sin da subito, perché effettivamente spesso capita così nelle piccole realtà. Adesso quest'anno è stato un anno in cui abbiamo viaggiato di meno rispetto al solito, però per esempio vi dico, sono stato qualche giorno in Toscana, ho visto per esempio Volterra, bellissima cittadina, sì. E anche quella è una di quelle località che ha tante tipicità di cui magari non si conoscono in giro le caratteristiche, però effettivamente poi esportano in tutto il mondo, quindi insomma, così come Volterra possiamo parlare di Ferrara e di tutti i centri della nostra provincia. Ecco, però, visto che ho fatto riferimento prima alla sfilata di moda CNA, sì. È stato sicuramente un momento molto emozionante, noi la seguiamo da tanti anni, però più che mai quest'anno è stato impegnativo, immagino, portarla a termine. Ecco, che cosa ha significato quest'anno per voi? Intanto vediamo qualche immagine in questo momento, sì. Portare a termine questo progetto. Beh, questo è stato sicuramente un progetto che ci ha dato enorme soddisfazione. Probabilmente anche dovuto alla difficoltà maggiore che abbiamo avuto quest'anno, senza dubbio non nego che ci sono stati parecchi ostacoli da superare, però quello di cui sono stata più contenta è vedere come tutte le aziende, tutti i partner che hanno collaborato insieme con una particolare energia, con una particolare voglia di superare gli ostacoli. C'è stata veramente una bellissima collaborazione che ha fatto sì che alla fine il risultato sia stato assolutamente migliore di qualsiasi altro anno, veramente, è stata un'emozione forte. E spesso poi capita questo, quando ti trovi apparentemente in difficoltà tiri fuori dell'energia sì. In più. È vero, è proprio così, quest'anno siamo riusciti a mettere in campo delle energie che gli altri anni non c'erano, anche delle persone, le aziende che hanno collaborato, più aziende hanno collaborato, ognuno ha messo una parte della propria professionalità, una parte delle proprie conoscenze, tutto insieme ha creato questa specie di enorme puzzle che poi è risultato molto armonico, molto, molto bello, un risultato decisamente molto bello. Ma secondo voi questo 2020 ha dato adito, non so, a nuove creatività? Partiamo dal nostro artigiano, Non lo so, perché io, tornando al discorso di prima, sì. Quando ti trovi in difficoltà qualcosa te lo devi far venire in mente, non so se... Sì. No, io credo... lo spirito di sopravvivenza dell'uomo poi alla fine dei conti, non sto dicendo niente di trascendentale. Sì. Guarda, io credo che noi italiani tutti siamo veramente bravissimi nel momento delle difficoltà a inventarci cose nuove e con cose, intendo... progetti nuovi, creazioni nuove, idee nuove. Un esempio ne è stato la sfilata che diceva Laura, le prime volte che ci si vedeva si diceva la facciamo o non la facciamo, perché se la facciamo come la facciamo? E poi da queste difficoltà è nato un progetto che adesso io ho partecipato 3 anni fa, poi comunque anche quest'anno, è secondo me uno dei migliori progetti messo in campo negli ultimi anni. Quindi da queste difficoltà sta nascendo qualcosa di bello. Io ho tanti colleghi artigiani che lo fanno a livello hobbistico che hanno deciso quest'anno di aprire la partita IVA. Ah, ecco, vedi. Al contrario di quello che si può pensare, alcuni che l'avevano sono stati messi in difficoltà, però tanti altri stanno valutando, la stanno aprendo e stanno decidendo che quella diventa la loro professione futura. Quindi sì, secondo me...
È stato un anno che per la creatività e l'arte in generale ha segnato un momento di riflessione importante e che sicuramente ci aiuterà nel 2021. Nel 2021 sarà una situazione più o meno una bolla come il 2020. Io non voglio portare sfortuna, ma sono abbastanza... Diciamo che la prima metà sicuramente sarà un po' difficile, speriamo che magari... Voglio essere abbastanza realistico, perché come artigiani noi dobbiamo essere abbastanza concreti. Io mi auguro, ve lo dico già adesso, che magari se l'anno prossimo in questo periodo ci ritroviamo qui a fare un'altra chiacchierata, mi auguro che possiamo dire, i tempi passati li abbiamo superati. Insomma. Però ecco Laura, allora ti chiedo, che cosa auspichi per il 2021? Che cosa speri? C'è qualche, non so, qualche riflessione che ci vuoi lasciare? Beh, preferisco ricollegarmi al discorso che faceva Marco. Sì. Non voglio sperare che in cose, in libertà incredibili, perché probabilmente l'uscita da questa situazione, dalle limitazioni che stiamo vivendo adesso, sarà molto lenta e ci vorrà tanto tempo. Certo. Però credo che stiamo imparando qualcosa da quello che stiamo vivendo adesso. Stiamo intanto imparando a usare web e social in maniera più costruttiva, e di questo penso c'era proprio bisogno, perché sono strumenti che bisogna conoscere, bisogna imparare ad usare, e che ci possono portare tanto in termini di conoscenza. Diciamo comunicare in modo utile, ecco. Esattamente. Tanti meccanismi stanno cambiando in questo momento ed è giusto imparare a sfruttarli, imparare ad usarli nel nostro quotidiano, nel nostro lavoro, per farci conoscere, per migliorare insomma tutto ciò che possiamo migliorare. Mi aspetto che il prossimo anno quello che stiamo imparando adesso continui a tornarci utile. E poi piano piano vedremo come va. Certo, un po' alla volta conosceremo, diciamo, quello che sarà. Insomma, il futuro non lo sa nessuno, è bello anche un po' costruirselo al fine dei conti, ecco. Quindi mettiamola così. Allora, visto che mancano 4 minuti, poi vi devo già salutare, ma vi ricordo che anche durante la partita avremo un altro, consentitevi di dire, noto personaggio di CNA, ovvero Alessandro Fortini, noto per CNA ma anche per le sue vicende sportive, come sapete. Poi continueremo a parlare con lui ancora di questo progetto, insomma, di l'acquisto artigiano consigliato da CNA. Ecco, io vi farei però di nuovo ricordare al nostro pubblico in che cosa consiste. Marco, ripartiamo da te, quindi perché comprare artigiano a Natale? Comprare artigiano perché quando si acquista un prodotto artigianale si sta facendo un acquisto di consapevolezza. Vuol dire che acquistando un prodotto artigianale acquisti un pezzo di passione di quell'artigiano, un pezzo di cuore, una parte di tempo. Mi piace dire che non si acquista solo un oggetto, ma si acquista anche il tempo di un'altra persona dedicato a creare quell'oggetto. E questa è la grossa differenza tra un prodotto artigianale e un prodotto costruito in serie su larga scala. Certo. Quindi comprare artigiano perché c'è dietro una passione, una filosofia e un amore che un prodotto industriale non potrà mai dare. È vero, sono pienamente d'accordo, penso che lo stesso discorso si possa fare per la moda, giusto? Sì, ma certamente, quando si compra un prodotto artigiano può essere un accessorio di moda, può essere anche un abito, quello che volete. In ogni caso si acquista un modello che molto spesso è un pezzo unico, assolutamente personalizzato sulla cliente, o qualche cosa che è stato creato per lei tante volte, proprio seguendo i suoi desideri e le sue necessità, quindi ha assolutamente un valore intrinseco enorme, certo, che tante volte supera assolutamente il prezzo che si è pagato. Molto spesso è così. No, avete fatto bene a chiarire un po' tutti i dettagli, e credo insomma che chi ci sta ascoltando, comunque abbiamo, diciamo, tante persone che sono responsabili e capiscono questo discorso, per cui, per carità, libera scelta qualunque cosa vogliate fare, però diciamo che il suggerimento 2020. Che vi diamo oggi è un suggerimento molto importante, e anche posso dire un po' di supporto reciproco, insomma, alla fine dei conti c'è un settore importante del nostro territorio ed è bene che il territorio poi lo supporti alla fine dei conti, gira e rigira.
Giusto per avere un'idea, volevo chiedervi cosa farete a Natale, ma immagino che sia abbastanza scontato per farvi gli auguri, visto che manca veramente poco e insomma si starà in casa con gli affetti più intimi, immagino. Si mangerà cappelletti e salamina. Bravo. E in meno per rimanere persone, sulla tipicità, in meno persone, cioè prodotti artigianali. Però visto che poi la notte tra il 24 e il 25 si rimane a maggior ragione in casa, si scartano i regali, ecco, facciamo in modo che siano regali artigianali. Assolutamente artigianali. Che siano regali made in Ferrara, senza dubbio, e fatti con le mani, con la passione con il cuore degli artigiani ferraresi, certamente. Certo. Allora, intanto, prima di salutarvi, volevo salutare un po' di amici, anzi, poi tra poco vedrete scorrere i vostri messaggi. Intanto, comunque, ci hanno ringraziato alcuni amici anche di questo messaggio che abbiamo lanciato. Vi ricordo ancora il nostro numero, solo SMS, un po' particolare, ma vi garantisco che non sono invertiti. È proprio così, 439-000-3337, dove potete mandare i vostri messaggi anche durante la partita per commentare con noi Cittadella SPAL. Io auguro ovviamente buon Natale, buone feste, ma soprattutto che sia un 2021 importante per le tante attività commerciali del territorio a Laura Vaglieri e Marco Pigozzi, e vi ringrazio di questa chiacchierata. Grazie a te. Grazie mille. Noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi, tra poco si comincia con Cittadella SPAL e cominceremo anche con le formazioni. Non cambiate canale, tra poco ancora in diretta. E cominciamo ufficialmente match, puntata ricca di sorprese quella di oggi. Intanto ben ritrovati, Cittadella SPAL che comincerà tra un attimo e che commenteremo da qui fino alle 8, insomma quando finirà comunque la partita. Avremo, dicevo, oggi tantissimi ospiti, alcuni in presenza, alcuni in collegamento Skype. Allora intanto cominciamo dalle quote rosa, che è l'unica a dire il vero, però insomma una gran quota rosa. Maria Vittoria Pasetti, ben ritrovata. Ciao Nicola, buon pomeriggio a tutti. Guarda subito che parte già con l'applauso. Allora guarda, vediamo per ordine. Intanto saluto Alessandro Fortini, che è una new entry per quello che riguarda match. Ciao Alessandro. Ciao Nicola, ciao a tutti. Poi semi new entry, perché sei stato ospite in collegamento. Ricordo quest'estate eri al mare, se non sbaglio. Ah, sì, ne abbiamo fatti diversi in tutti i luoghi possibili. Ecco, esatto. Io ti avevo molto invidiato perché eravamo qua al caldo. Comunque Alessandro Fortini, come dicevo, continueremo con Fortini il discorso di CNA, quindi compra artigiano a Natale. Ricordiamo che Alessandro Fortini è responsabile area commerciale per quello che riguarda CNA Ferrara, ma come sapete tutti, anche personaggio noto per quello che riguarda il volley, presidente della Federazione Volley di Ferrara. Sì. L'ho detto bene? Hai detto benissimo. L'ho scritto bene più che altro. Hai scritto benissimo. E comunque con Alessandro Fortini commenteremo anche la SPAL. Poi, so che non ce la faceva più a stare a Renazzo, è tornato dopo un mese e passa di zona arancione, Matteo Agnelli, ben ritrovato. Ciao Nicola, buonasera a tutti. Sono molto contento di tornare a guardare la SPAL insieme a voi, con Maria Vittoria, a te, lui, la new entry. Speriamo di vincere, perché è una partita dura oggi. No, più che altro perché abbiamo sempre vinto in queste settimane. Se non vinciamo con te, sai che dopo... Sì, ma diciamo anche una cosa. Il calendario era molto easy. Io ritorno con una partita molto difficile. Ma mettiamo le mani avanti. No, no, dico la verità. Me l'ha detto subito appena arrivato. Lo so. La partita è difficile. Poi comunque salutiamo anche due amici che sono in collegamento Skype, e ne avremo anche degli altri nel secondo tempo. Intanto ben ritrovato Giorgio Ferroni. Ciao Giorgio. Buonasera a tutti e forza SPAL sempre. Ciao, ciao. Allora intanto chiedo alla regia se possiamo un po' alzare il ritorno, perché li sentiamo bassi. E accanto a Giorgio Ferroni, anche se a distanza, andiamo in provincia di Modena, abbiamo quello che insomma è noto ormai a livello internazionale come uno dei più grandi, forse il più grande collezionista di figurine, Gianni Bellini, che ritroviamo in collegamento. Ciao Gianni, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Grazie, grazie a te. E tra l'altro sai bene, insomma, lo dico poi a tutti, oggi è una giornata anche particolare per il calcio. Sapete che ci sono stati i funerali di Paolo Rossi, una figura che sicuramente insomma abbiamo amato tutti per quello che rappresenta. E so che Gianni ci farà una sorpresa dopo, giusto Gianni? C'hai degli album di figurine che ritraggono tutta la carriera di Paolo Rossi. Assolutamente sì, oggi è una puntata, questo primo tempo sarà dedicato alla
alla carriera calcistica in figurine di Paolo Rossi con alcune chicche veramente importanti. Allora, un po' alla volta le racconteremo. Intanto però, visto che stiamo per approcciarci insomma, a questa partita, ennesima partita importante per quello che riguarda la SPAL, in un campo tra l'altro che conosciamo ormai bene, quello di Cittadella, visto che insomma c'erano già stati altri incontri, cosa sono, 3 anni fa, 4 anni fa se non ricordo male. Sì. Ecco, Matteo, intanto diamo qualche dettaglio su formazione e sulle aspettative di questa partita. Fammi dire solo una parola su Paolo Rossi, sì. Perché per me è stato un mito. Poi ne torneremo sicuramente. È stato un mito perché era di un'umiltà unica, nonostante campione del mondo, capocannoniere del mondiale, ma aveva un'umiltà questo uomo che era incredibile nel mondo del calcio, è rara. Per quanto riguarda la partita, è difficile, come hai detto prima, perché Cittadella in Serie B è una squadra di categoria da anni. E la SPAL si presenta con la formazione che abbiamo battuto anche la scorsa settimana abbiamo vinto contro siamo in due che non ce lo ricordiamo, ma pazzesco, non contro il Pisa, sì. Oh, pazzesco, andiamo avanti, vai pure. Quindi la formazione è questa: Dembattiamo in porta confermato nonostante l'arrivo di Minelli. Peccato così a sorpresa, vai pure. Visto che il mio ritorno tutto. Subito nonostante l'arrivo di Minelli svincolato, Marino conferma Dembattiamo perché sta facendo benissimo. Poi difesa 3 abbiamo Salamon, Tomovic che sono in super forma e Sernicola, Vicari ancora in panchina. Vicari alcune voci che lo danno vicino alla Sampdoria tra l'altro, Poi centrocampo abbiamo Salvatore Esposito, Valotti centrali. Guarda, mi vergogno per aver dimenticato il 4-0 contro il Pisa. Il Pisa. Ho detto Pisa io. Ah, l'hai detto, non l'ho capito. Mi ricordavo bene Pisa. Pisa che nel pomeriggio ha vinto 1-0 contro il Pordenone. Esatto. Certo. Così recuperiamo un po' il corner. Adesso saremo massacrati, immagino. Abbiamo avuto un lapsus incredibile. Ecco. Esterni ci sono D'Alessandro e Sala e davanti confermatissimi Paloschi dopo la doppietta contro il Pisa appunto e Di Francesco che è in forma strepitosa. Però stiamo attenti perché Cittadella è difficile. Se vinciamo oggi sono 7 vittorie di fila, ricordiamolo. Esatto. Però il più è vincere, il campo dirà il risultato finale. Abbiamo Elena di Ferrara che già dice: se vinciamo siamo primi, sempre grande SPAL. Allora Alessandro, arrivi tra l'altro in un momento storico in cui la SPAL sta riprendendo terreno. Allora intanto che aspettative ti sei fatto anche sulla base delle ultime partite? Ma intanto mi fa molto piacere perché la premessa è che quando uno pensa allo sport, quindi pensa alla pallavolo, alla pallacanestro, siano diciamo dinamiche di contesti quasi in competizione, in realtà il mondo dello sport per fortuna è unito, e proprio in queste giornate anche quando parlavamo appunto di Paolo Rossi. L'aspettativa è un'aspettativa importante, questa è una città che ha vissuto negli ultimi anni un'area che merita. E in un contesto come quello degli ultimi anni dal punto di vista economico, avere un driver, una forza, che non è soltanto un elemento sportivo, ma un elemento sociale così importante, ha fatto bene e fa bene. E quindi all'inizio della Serie B, perché insomma io non sono esperto di calcio, però ovviamente sono contesti completamente diversi, tant'è che la SPAL quando arrivò il primo anno in Serie A all'inizio faticò moltissimo e anche quest'anno a diciamo rodarsi non ci ha patito, ecco. Però adesso è una squadra che gioca, che ha un gioco, che ha una sua identità, secondo me si vede anche il lavoro del proprio allenatore. Diciamo che bisogna essere cauti perché è un campionato molto molto lungo, la Serie B è uno dei campionati più difficili. Sì, certo. E, come è stato detto, insomma, la partita di oggi è una partita molto complessa. Perché è chiaro che quando tu inizi ad avere questo trend ti aspettano anche al varco, cioè hanno iniziato a guardarti in modo molto più tattico, quindi insomma non è una partita semplice. Allora Vittoria, tra poco ti farò intervenire anche per ricordare che siamo su Facebook, quindi da lì si può anche esprimere commenti, esatto. Non soltanto via SMS, però voglio dire anche dei nostri ospiti. Dunque Giorgio, partiamo da te, insomma anche tu. Anche tu, grande tifoso SPAL, che hai seguito un po' le vicende di queste ultime settimane, anche te, guarda, faccio una domanda molto aperta, così ti lascio un po' esprimere liberamente le aspettative intanto di questa partita, ma anche di questo campionato, sulla base di come sta andando. Io non so se voi sentite, io un ritorno, sento a telecronaca, non so se... Sto gestendo male la connessione. Adesso sistemeranno. Comunque se riesci insomma a esprimere lo stesso, dimmi. Niente, io sono esaltatissimo. A me manca da morire la possibilità di andare allo stadio. Per me questa Serie B è bellissima. E vedere questo gruppo ogni domenica scendere in campo e fare una bella prestazione mi sta piacendo da impazzire.
quindi mi manca solamente andare allo stadio, sennò sarebbe stata un'annata bellissima questa, a prescindere dal risultato. Certo, diciamo che il calore della curva effettivamente in particolare forse è una delle cose che manca maggiormente in questo periodo. Gianni, ti faccio intervenire tra poco perché poi con te apriremo diverse parentesi anche legate alla storia di Paolo Rossi. Vittoria, però insomma la gente oggi come sempre potrà intervenire anche via Facebook. Esattamente, infatti ci hanno già scritto e Mirko prevede un 2-1 ma non vuole dire per chi, quindi beh, insomma, vabbè, rimane così sul vaso. Mirko, speriamo di essere in linea, ecco, diciamo. Esatto, così. Dice che per scaramanzia non vuole dire niente, però sì, intanto ci prevede questo risultato. In più ovviamente tutti sperano in una vittoria, perché ricordiamo che ora al primo posto davanti a noi troviamo la Salernitana con 23 punti e l'Empoli con 22 punti, certo, quindi diciamo che una bella vittoria ci porterebbe in vetta alla classifica. Quindi ovviamente sono tutti molto speranzosi e positivi, perché ricordiamo che veniamo da 6 vittorie consecutive, quindi speriamo che ci porti bene anche questa partita. Esatto, noi incrociamo le dita, poi insomma, ovviamente la seguiremo ogni minuto per minuto. Matteo, allora, intanto partita è cominciata da qualche minuto, siamo già al quinto del primo tempo. Sì, le squadre, Nicola, ci stanno un po' studiando, non ho visto niente di rilevante né da parte nostra né da parte della Cittadella, adesso c'è una punizione per loro. Diciamo una curiosità, che Marchetti, il direttore sportivo del Cittadella, che ha fatto benissimo in questi anni, quest'estate è stato cercato dalla SPAL prima di prendere Zamuner, perché è un direttore sportivo che lavora molto bene, è un direttore che pesca nelle categorie basse, tipo Serie C, Serie D, e li propone in Serie B rivendendoli sempre a buoni prezzi. Altra curiosità, Nicola, fammi dire che in settimana è uscita questa voce che ci sarebbe un fondo americano che vuole comprare la SPAL. Io lo trovo un po' una bufola, se mi permetti, sai, se ne sta parlando tanto, anche perché io, magari sentendo anche l'opinione di tutti, preferisco sempre comunque una proprietà ferrarese. Beh, certo. Beh, sai, devo dire che adesso qui poi magari dopo coinvolgiamo anche su questo discorso anche Alessandro Fortini. Non è semplice, cioè noi abbiamo avuto effettivamente un legame stretto tra squadra e società, però non sempre è così in pratica, tra proprietà, ecco, diciamo. Però sai... Però, no, certo, per carità, anzi, credo che questo, Alessandro, chiedo anche a te, dal punto di vista anche proprio del contatto con la città, avere una proprietà del territorio abbia fatto soltanto bene alla SPAL. Beh, innanzitutto credo che sia una rarità, eh? Sì. Cioè nel mondo del calcio, visto la quantità importante di investimento, è una grande rarità, e la città di Ferrara credo che abbia vissuto e stia vivendo una situazione magica. Quindi la famiglia Colombarini ha fatto un investimento e continua a farlo in modo intelligente. Però è un progetto della città, cioè tantissimi imprenditori hanno capito questo progetto e l'hanno seguito. E questa è un'altra rarità. Sono d'accordo sul fatto che effettivamente perdere questa rarità potrebbe essere molto rischioso. Molto rischioso, perché diventa solo un'operazione finanziaria. È chiaro che la città di Ferrara, più che come città, ha questo grande brand, no? E quindi il brand della SPAL potrebbe essere appetibile a qualche interlocutore solo per fare un'operazione di acquisto e vendita. Riuscire a tutelare nei limiti del possibile, perché ovviamente stiamo parlando di dinamiche economiche molto importanti, e mantenere questa bellezza del progetto territoriale di realtà imprenditoriali che stanno dietro sarebbe, sarebbe importante. Vabbè, insomma, comunque per adesso siamo ancora con, esatto, con questo gruppo, e quindi ben venga, vada avanti con la famiglia Colombarini, con Mattioli presidente, insomma il gruppo che conosciamo ormai da diversi anni, che ci ha fatto sicuramente sognare tanti momenti importanti e che devo dire ci sta facendo sognare anche quest'anno. Certo, diciamo anche una cosa, che grazie ai Colombarini siamo usciti un po' da quella etichetta di squadra storica simpatica che non vinceva mai, e loro ci hanno riproiettato nel grande calcio, questo va detto, certo. Questo rimane nella storia, senza dubbio. Poi io mi auguro che la storia continui per altri 100 anni con i Colombarini. Certo. Allora, come dicevo, avremo diverse parentesi in questo primo tempo in cui ricorderemo anche la grande figura di Paolo Rossi, che proprio oggi è stato ricordato nel funerale, nell'esequie, insomma. Gianni Bellini, dunque, memoria storica del calcio grazie alle tante immagini. Tu insomma hai collezioni, quanti album hai di figurine, giusto per capire? Siamo intorno ai 4.000 album solo di calcio. Ecco, solo di calcio, più dopo il resto. Adesso sai che ti abbiamo stimolato, devi trovarne anche di volley adesso per far contento Alessandro Fortini. Ecco, di Paolo Rossi quanto materiale conservi? Hai delle rarità, delle chicche particolari? Allora, iniziamo subito direi con la prima maglia di Paolo Rossi al... Non so se si vede, al Como. Tienila più vicino alla telecamera possibile, al centro, così magari cerchiamo di vederla. No, un pochino più sulla tua sinistra. Sinistra.
Vediamo se ce la facciamo. Ok. Ecco, eccolo lì. Va bene? Perfetto, ottimo. Questo qui è in che anno siamo? Qui siamo nella stagione 74-75. Ah, quindi giovanissimo proprio. Esatto. Qui è il primo Paolo Rossi in figurina in maglia croma. Poi andò in B a Vicenza. Certo. E l'anno dopo la B venne, questo è il famoso Real Vicenza, come lo chiamavano allora, e qui si vede un giovanissimo Paolo Rossi. Eccolo lì, infatti, col capello un po' più corto, devo dire. È lì la figura storica che abbiamo ricordato, visto in questi giorni, tra l'altro con tanta gente proprio di Vicenza che lo ha ricordato per quel periodo. Questo è l'anno in cui arrivarono secondi, poi c'è l'anno successivo, che adesso te lo trovo, eccolo qua. Intanto si vede anche la cultura della figurina e come cambiano le figurine. Sì. E questo è lo successivo. Ok. Ecco, per adesso ci fermiamo qua. No, dimmi, fammi vedere l'ultimo, poi dopo non le bruciamo tutte, così un po' alla volta le vediamo. No, ma adesso finiamo qui e l'anno dopo andò a Perugia. Ok, aspetta che lo trovo. Eccolo qua. Perfetto. Come si vede, la scritta Ponte, allora il Perugia in quell'anno lì fu la prima squadra ad avere lo sponsor, ma Paolo Rossi non ebbe lo sponsor, cioè non voleva lo sponsor perché lui aveva uno sponsor personale. E nelle magliette, mentre le altre c'era tutta la scritta Ponti, nelle magliette gli fu messa postuma la scritta Ponti sulla maglia della figurina. No, pensa a te. Se si riesce a vedere nella foto della squadra, che adesso è qua, tutti gli altri hanno, adesso non so se si vede bene, okay. Tutti gli altri sotto lo stemma del grifone hanno una scritta che è la scritta dello sponsor, invece Paolo Rossi lui non ce l'aveva. Ma pensa a te, pazzesco. Vabbè, grazie intanto per queste chicche, so che ne avresti tante altre, tra l'altro ne approfitto Gianni per dire che quando saremo più liberi per ospitare tutti quanti, ci piacerà averti in studio anche per mostrarli in maniera un po' più diretta, queste immagini, queste figurine. Torno sulla cronaca però, Matteo, cosa è successo in questi primi minuti? Il Cittadella ha avuto un predominio del campo un po' più notevole rispetto alla SPAL, però senza mai essere pericoloso, adesso stiamo attaccando noi. Un bel tiro da parte di Francesco, che il portiere della Cittadella para senza problemi. Fammi aggiungere solo una cosa su queste maglie di Paolo Rossi, perché Paolo Rossi, come Roberto Baggio, penso che sia l'unico giocatore della storia italiana che tutti associamo solo con la maglia azzurra dell'Italia. Non di club, ma solo con la maglia azzurra. E questo è veramente per pochi. Credo lui e Roberto Baggio. Effettivamente, cioè, diciamo che l'immagine più forte è inutile, è legata ai mondiali del 1982, dove tu eri piccolissimo. Te li ricordi, Nicola? Sì. Ah, te li ricordi bene? Io avevo quasi 8 anni. Io non me li ricordo. Tu, Alessandro, anche tu più o meno, mi sa che siamo della stessa generazione. Io ne avevo 9. No, vabbè, un pelino più vecchio, ma poca roba. Io ho la fotografia veramente ancora nitida. Beh, innanzitutto, insomma, credo che sia per la nostra generazione in assoluto il mondiale. Certo. Indipendentemente meglio di quello del 2006? Sì, perché era tantissimo che non vincevi, e avevi avuto tutta una serie di esperienze negli anni 70 con gli alti e bassi, e secondo me quella lì era una squadra che probabilmente, insomma, era sottovalutata. Guarda, ti chiedo scusa un attimo, ci fermiamo un attimo in pubblicità per il Minuto d'Oro e tra un attimo siamo di nuovo in diretta. Freddo. Era solo perché devo sempre stare attento che scatti nel momento giusto. Giorgio, tu quando sei andato a vedere l'ultima partita della SPAL? Ah, l'ultima volta che si poteva andare allo stadio. Cioè sei andato prima con la Juve, mi pare. Come? Con la Juve, mi pare. Juve in casa c'ero. Casa con la Juve l'ultima. Sì, non mi ricordo esattamente perché. Sì. No, ma niente, era solo per tornare un po' alle gambe con SPAL, stadio e tutto il resto. Hai capito? Non mi veniva Pisa. Matteo, come stai? Bene, bene, te come va? Seguirò il tuo consiglio di venire a Eurospar il venerdì sera adesso. È vero! Non possiamo fare esplicita più pubblicità.
vero. Eccoci qua in diretta di nuovo. Noi ragazzi qui stavamo parlando liberamente di spesa e tutto il resto. Allora Giorgio Ferroni in collegamento, dicevamo al di là insomma di quelle che erano i nostri discorsi fuori onda, oggi insomma sì, come posso dire, è un ritorno diciamo qui a Telestense. Mi ricordo che l'ultima volta che ci eravamo visti ancora l'anno scorso era un periodo in cui ancora si andava allo stadio. Ecco, certo, collegandoci a questo, non so che legame hai ancora con lo stadio? Qual è stata l'ultima partita che hai visto o comunque le ultime emozioni che hai vissuto per quello che riguarda la SPAL? Ma sinceramente, se devo guardare da un punto di vista formale, non mi ricordo l'ultima partita che ho visto direttamente allo stadio. C'è da dire che lo stadio mi manca da morire e, come dicevo in precedenza, quello che mi fa più male è che per me questa Serie B, poterla vedere dallo stadio, ci saremmo divertiti da impazzire, perché c'è una bella squadra, ci sono delle belle partite, sarebbero state belle trasferte, sarebbe stato un bel clima nel quale penso tutti i tifosi ferraresi si sarebbero divertiti. Purtroppo la situazione è questa e certo, non fare niente e non possiamo più viverla così. Senti, ma di questa Serie B c'è un qualche giocatore che ti ha colpito in maniera particolare? A me il nostro centrocampista mi fa impazzire, mi fa veramente impazzire. Salvatore Esposito mi piace tantissimo e sono veramente colpito. E poi mi piace questo gruppo di giovani che comunque ci mettono l'anima e giocano bene, ed è bello vedere ragazzi giovani che fanno bene in campo. Certo, dopo facendo chiacchiere con te anche sulle figurine, perché so che alla fine dei conti tutto questo giro è per parlare del fatto che vuoi portare anche tu un po' di figurine a Ferrara, un po' di immagini. Sono anni 90, come l'autogrill, io porterò anche l'autogrill in centro Ferrara a posto del McDonald's. Poi ne parliamo con Gianni eventualmente. Allora intanto torniamo ancora alla partita. Matteo, un po' di cronaca di quello che sta accadendo a Cittadella. Nulla di rilevante, abbiamo preso un po' più di campo, però senza mai essere troppo pericolosi, le squadre si stanno ancora un po' studiando. Vedo molto bene questo ragazzo che oggi è capitano, Valotti, che sembra che rispetto all'anno scorso, che era un po' smarrito, abbia preso forza e ha capito che in questa categoria può fare la differenza. Diciamo anche che, a proposito, Giorgio ha lanciato l'assist di Salvatore Esposito, c'è un po' di polemica sul fratello, Sebastiano Esposito, che sta scaldando un po' troppo la panchina ultimamente. Io dico una cosa, gli attaccanti che devono giocare sono quelli che segnano. Paloschi ne ha fatti due contro il Pisa, che adesso me lo sono segnato che è il Pisa. No, adesso, e di Francesco, adesso non ce lo dimenticheremo più per tutta la puntata, vai tranquillo. Non ce lo dimentichiamo più. E di Francesco continua a segnare, quindi se Sebastiano Esposito, nonostante sia un mio pupillo, vuole tornare a giocare, deve fare qualcosa di più. Però sai, questi giovani c'è sempre il doppio lato della medaglia, no? Ti possono dare qualcosa, ma magari si possono anche smarrire se non trovano continuità in campo. Io sono fiducioso perché comunque Marino è un allenatore veramente bravo, che ci ha fatto vedere un gioco che a Ferrara era un bel po' di tempo che non si vedeva, bisogna essere onesti, e come dico sempre, se ne parla poco di questo uomo qua, che è un maestro del calcio, ha dato un'identità alla squadra, anche se questo non è il modulo che lui predilige, ma si è saputo adattare e ci dà delle soddisfazioni. Io, sinceramente, quanto tempo è che non vedevamo la SPAL fare 6 vittorie di fila? Io a memoria non me lo ricordo. No, è veramente tanto. Sì. Quando eravamo in un'altra volta, probabilmente. Sì. Dimmi, Giorgio. No, che poi è un piacere vederla giocare, cioè è proprio certo, un piacere. Io sono felice, cioè esco alla fine della partita, ho il sorrisino ed era una vita che non ce l'avevo. Certo. Senti, un po' godere. Alessandro, allora ne approfitto per parlare in parallelo del tuo sport principale, insomma, il volley. Allora, insomma, come tutti gli sport, è un periodo difficile questo in seguito al Covid. Ecco, qual è la situazione attuale e che prospettive avete magari anche per le prossime settimane, anche se sappiamo sempre che viviamo e navighiamo a vista in seguito ai DPCM, in seguito ai contagi e a quello che riguarda la curva epidemiologica? Ma allora, tutto lo sport è fermo dal 3 dicembre con l'ultimo DPCM. C'è stata un'ulteriore chiusura, forse anche userò il termine eccessiva, perché è chiaro che lo sport sta pagando un prezzo importante in virtù anche di una situazione veramente difficile, perché non è che vogliamo fare gli ipocriti, il Covid è veramente subdola, è una malattia che ci certo, sta colpendo in modo pesantissimo. Lo sport è fermo, il 3 dicembre c'è stato un ulteriore restringimento, quindi se parallelamente si è cercato di dare un messaggio di un po' più riapertura in modo graduale, progressivo,
in realtà tutto lo sport, un po' di base, qualsiasi disciplina si è bloccato tranne il vertice. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo un percorso abbastanza graduale. Prima Giorgio parlava della fatica anche, no, di vedere queste partite solo a distanza e di non potersi gustare proprio lo stadio, la possibilità. Lo sport non è esclusivamente un momento di gioco, ma è proprio un momento di socialità. E non poter vedere la spalla in diretta, direttamente allo stadio, la pallavolo, ma anche la pallavolo che quest'anno gioca a Ferrara con Porto Maggiore, che fa la sua A3, è un peccato, è un grande rammarico. Io aspetto solo qualche apertura dalla metà di gennaio in avanti e probabilmente lo sport di base ripartirà non prima di marzo-aprile. Certo. Ti interrompo un attimo, io ho letto che però i dilettanti del calcio, parlo di Serie D, eccellenza, promozione, a gennaio ripartiranno, faranno solo un girone d'andata con play-out e play-off. Non so se per il volley sarà uguale. No, in realtà il DPCM, diciamo che il primo limite è il 15 gennaio, quindi anche noi auspichiamo come obiettivo che diciamo tra la metà di febbraio ci possano essere di nuovi campionati, perché devi dare anche il tempo di poi di allenarsi. Certo. Non è che tu parti il 15 gennaio dopo mesi che non ti alleni, di qualsiasi categoria vogliamo parlare, certo, che sia un under 12 rispetto a una Serie D, però sarà difficile. Che era un po' il discorso che facevamo anche a giugno quando siamo ripartiti, ci chiedevamo chissà come saranno i giocatori, se saranno in forma, se saranno... poi lasciamo... Attenzione alla spalla, niente, una bella occasione di Francesco entra in area ma non, Paloschi non ci arriva. No, sarà un po' come quando dovrò tornare in discoteca con te, Maria Vittoria, mi dovrò allenare qualche settimana prima, ecco. non posso tornare a freddo, ecco. Sì, ma qui si parla di anni, mi sa. No, dai, adesso l'ammazzata. No, ma pensavo dicessi di anni per lui per rimettersi in forma. No, io dico penso... anni che lui non va in discoteca. Anni che non va in discoteca, immagino. Ma assolutamente no, insomma, fino ai tempi recenti che si poteva uscire. Sì, vedi, mi hai sorpreso. Vabbè, non lo sapevo. Poi sentiremo da Gianni Bellini tra poco, perché tra un attimo ci fermiamo in pubblicità, da quanto tempo non va in giro a portare le sue figurine. Quindi rimani con noi, Gianni, pochi minuti, poi ti darò la parola ancora. Vittoria, intanto che cosa ci dicono da casa? Allora, da casa i commenti per adesso sono ancora abbastanza tranquilli, però tutti vorrebbero vedere una SPAL più aggressiva e dicono di mantenere alta la guardia, perché comunque, come abbiamo sempre detto, il Cittadella non è assolutamente da sottovalutare, quindi sperano che arrivi presto un gol almeno per stare un po' più sereni, perché ovviamente la partita è ancora lunga e la SPAL dovrebbe davvero essere un po' più aggressiva. Certo, io prima di fermarci in pubblicità leggo questo messaggio che non è firmato, dice 11 vittorie come nel 1950 e finale Coppa Italia col Napoli a categorie invertite. Così leggo pari pari quello che ha scritto il nostro... Io però non ho queste memorie storiche, per cui... Io mi ricordo solo che finale Coppa Italia con Napoli purtroppo abbiamo perso, però queste 11 vittorie non me le ricordo. Vabbè, insomma, andremo a verificare, comunque ci fidiamo, chiunque tu sia, grazie del messaggio. E comunque c'è tanta gente che sta commentando invece sulle persone. Per esempio, un amico dice: per scaramanzia dico anche oggi bomber di Francesco e si vince la settima. Ma oggi potrebbe andare bene anche un pari, dice, vabbè, perché insomma valuta il fatto che Cittadella gioca molto bene. E poi tante altre, vado in pubblicità dicendo: finché vivrò farò sempre il tifo per la SPAL, firmato nonna Anna. Cara nonna Anna, grazie mille, ci fermiamo un attimo, tra poco ancora in diretta con Match. Ed eccoci di nuovo in diretta, sempre 0-0 tra Cittadella e SPAL, però uno 0-0 bello movimentato, Matteo? Sì, il Cittadella ha avuto due belle occasioni, diciamo che Demba Thiam ha messo le manoni, ci ha salvato soprattutto in questa... clamorosa, anche perché non aveva visto il tiro partire, ha fatto una grandissima parata sulla sua sinistra. È una SPAL che secondo me si è arretrata troppo e il Cittadella ha preso fiducia e sta attaccando a testa bassa. Dobbiamo salire un po' con la squadra, non siamo pericolosi e loro ne stanno approfittando. Effettivamente, beh, le cose le abbiamo dette, che è una partita difficile. Avevamo fatto molto bene dal decimo fino al 22esimo, 23esimo, dopodiché, come Matteo stava dicendo, gli ultimi 5 minuti schiacciati proprio, sì. Due brutti tiri di addosso e bisognerebbe riprendere a salire, certo. Spingere un po' più in su. Sai qual è il problema, Alessandro? Che abbiamo le punte che non stanno facendo gioco, una squadra riesce a salire e a fare gioco quando le punte aiutano. Di Francesco e Paloschi mi sembrano molto immobili in questo momento. E facciamo fatica, adesso speriamo di riuscire ad alzare un po' la testa fuori dal nostro uscio. No, non ce la facciamo.
Allora, intanto Matteo, devi sapere, io pensavo che passasse indenne quello che mi ha detto prima, invece c'è Marco che ci dice: l'anno scorso non vi sareste scordati l'ultima vittoria, quest'anno ci hanno abituato male. No, bene, in realtà ci hanno abituato, vabbè, insomma, però prendetela, perché io e Matteo ormai abbiamo una certa età, ragazzi, insomma, è inutile. Abbiamo una certa, provate pazienza. Insomma, ormai qua iniziamo, gli anni avanzano. Allora, intanto mi volevo ricollegare con i nostri amici Gianni Bellini e Giorgio Ferroni, però volevo ricominciare da Gianni Bellini, perché con Gianni approfittiamo, insomma, del fatto di avere con lui un grande patrimonio legato alle figurine che rappresentano poi la storia del calcio degli ultimi quanti anni, Gianni? Da che anno parti con le figurine? Io innanzitutto direi che le figurine, sì, sono calcio perché stiamo parlando di sport, ma più che altro sono cultura perché sono un po' della nostra vita che abbiamo trascorso degli ultimi 50 anni. Certo. Le mie figurine, cioè la mia raccolta parte principalmente dal 1970, diciamo che dal 1970 a oggi ho tutti gli album che sono usciti nel mondo sul calcio. Prima ho anche moltissimo materiale prima, ma diciamo che dal 70 ad oggi quello che è calcio, figurine, che sia dal Real Madrid alle raccolte sui mondiali alla Pondenese, alla raccolta sulla Pondenese, o anche quello, tanto per rimanere in tema ferrarese. Se dice Matteo che ti vuol fare una domanda. Gianni, scusa, se Matteo vuol fare una domanda subito, poi ti lasciamo finire. Dimmi pure, Matteo. Toglimi una curiosità, qual è la figurina che ha più valore economico che hai? Perché ho visto degli articoli recentemente, quando è morto Maradona, che delle figurine che avevano dei prezzi pazzeschi. Volevo sapere se anche tu ne avevi di queste o altre, ecco, insomma, con un grande valore economico. Cioè, non è che ti voglio venire a rubare in casa stasera, specifichiamo. No, perché io dicevo, che qual è la finalità di questa domanda? Comunque, no, perché mi interessa questa cosa, vabbè, di collezionisti. Beh. Comunque, grandi linee, diamo una risposta vaga, Gianni, vai pure. No, beh, diciamo che allora io per principio, essendo collezionista e non essendo né un commerciante né uno che ci vuole lucrare sopra, io le figurine le attacco sull'album, perciò questo si riferisce ad album completi. Diciamo che ho degli album che valgono cifre importanti, ma che sono ovviamente rinchiusi in casa e difficilmente vedono il sole, vedono la luce, capito? Ecco. Ma a parte le battute, dicevo, cioè, questa mia passione ormai che colleziono sono 40 anni e ho tutti gli album, ripeto, dal 1970 ad oggi usciti su tutto il mondo, e questo in 10 anni mi sta portando in giro per l'Italia, non solo, fare mostre principalmente sulla nazionale, ma non è solo nello specifico. Ecco, tipo, hai qualcosa in vista che si potrà fare, qualche incontro, o adesso è tutto bloccato in seguito all'emergenza Covid? Allora, quest'anno avevo 4 eventi, di cui l'ultimo proprio qua a Natale a Bellaregia Marina, che aveva già coinvolto 4 commissari tecnici, da Zaccheroni, avevamo coinvolto Davide Cassani, commissario tecnico del ciclismo, Luca Fusi, che è Torino, ex Juventus, che è l'attuale allenatore del Bellaregia Marina, e Milena Bertolini, che è l'allenatrice della nazionale italiana femminile. Avevamo già tutto pronto, poi il Covid ci ha fermato. Diciamo che l'unico evento sicuro per il 2021, in collaborazione con il Museo della Figurina di Modena, sarà un evento di portata nazionale. Faremo una grande esposizione sulla storia dei campionati europei di calcio, i 60 più unesimo album di anno su questa manifestazione, e stiamo già contattando dei campioni d'Europa del 68 per motivare appunto questo evento. Ho capito. Io non te l'ho chiesto, ma tu Paolo Rossi l'avevi conosciuto di persona o no? Con Paolo Rossi ci siamo conosciuti nel 2006, andai ad Hannover a vedere Italia-Ghana, dei mondiali di quel mondiale, e sceso dall'auto lui e Vialli ci fermammo 10 secondi a parlare, ma è finita lì, fece la foto con lui e niente di più. Persona certo. Squisita comunque. No, certo, poi insomma, diciamo che in settimana abbiamo anche mostrato un'intervista realizzata da Alessandro Sovrani soltanto 3 anni fa, quando venne appunto qui l'inaugurazione del centro sportivo intitolato a GB Fabbri, ma di questo poi ne abbiamo parlato nel TV giornale di Telestense. Trovate tutto sul nostro canale YouTube. Gianni, tra poco ti ricoinvolgo per ancora mostrare qualche figurina, tra poco ricoinvolgiamo anche Giorgio Ferroni, però ancora un po' di cronaca, Matteo, per sapere come sta procedendo la partita. Ma siamo sempre 0-0, ma il Cittadella, ragazzi, ha una marcia in più, sono molto più cattivi anche su ogni pallone, stanno spingendo, la SPA non riesce a uscire dalla propria metà campo, non siamo pericolosi, loro, ripeto, hanno preso coraggio,
Dembatiam ha fatto un'altra bella uscita, sventando un pericolo. Stanno giocando bene, bisogna anche dare merito all'avversario, sembra che giocano a memoria. Noi siamo un po' spaesati, mi sembra anche poco cattivi. Ci vuole un guizzo dei campioni che abbiamo, campioni parlo per la Serie B ovviamente, i vari Valotti, Castro, Salvatore Esposito che ha sempre un grandissimo piede da farci vedere, Paloschi purtroppo non si è ancora visto. Ragazzi, sveglia, svegliamoci che siamo rimasti a Ferrara. No, io so che tu vuoi che vinca per forza oggi, a parte che lo vorremmo tutti, ma proprio perché sei tornato. Ma no. Qui c'è un po' di... Io vorrei vincere, sinceramente. Oggi me la sento ma molto anch'io. Ma tanto tu sei rincastrata nella scorsa. Ora, Nicola, quindi... ti spiego una cosa. Però hai ragione, io proprio voglio che la SPAL diventi prima indiscussa, sinceramente. Lo spereremo tutti. Oggi è proprio una vittoria che mi sento molto, sinceramente. Lo spereremo tutti, ma anche perché è una cosa che ci manca da tempo, sì. È questa. Ti dico è da stamattina che guardi i risultati, infatti, di tutte le... Cioè, di tutte le altre partite. Sì, giocando, sapendo i risultati delle altre partite, esatto, è un vantaggio. A maggior ragione dovrebbero essere stimolati. Ma se tu oggi vinci al tombolato a Cittadella, dai un segnale pazzesco al campionato e a tutte le altre squadre. Questo è anche importante, oltre che per la classifica, anche se io ripeto la classifica fino a febbraio non la guardo perché adesso è abbastanza inutile. Che poi, non la guardiamo fino a quando non capita qualcosa di importante. Sì. Io credo, Alessandro, penso che ti vedo sorridere, dovessimo mai essere primi in classifica, non oso immaginare i commenti che ne verrebbero fuori. Sì, ma Nicola, devi essere a maggio prima di classifica, non a dicembre. Ho capito, però intanto è già un segnale. A me mi interessa maggio, Alessandro. No, è difficile, è molto difficile. Anch'io mi sono perso nel guardare gli ultimi minuti della partita. È una partita molto complessa perché il Cittadella sta giocando molto bene e sta chiudendo. Gli ultimi due minuti un po' meglio la SPAL che ha ripreso un po' di guizzo, forse ascoltando le parole di Matteo. Sì, li ho caricati. Sinceramente, da tifoso, penso che Giorgio potrebbe essere la persona giusta. Adesso lo coinvolgiamo. Io sarei dello stesso messaggio di Vittoria, cioè questa città ha voglia di tornare a respirare aria fresca, aria di vetta. Allora Giorgio, concordi con quello che ha detto appunto Alessandro? Io assolutamente, io penso che intanto in realtà per me non stiamo giocando così male, nel senso comunque siamo in trasferta con una squadra che comunque sa giocare a calcio e la partita è lunga, piano piano il campo sono convinto riusciamo ad andarcelo a prendere. In secondo luogo sicuramente noi necessitiamo della vetta perché questa Serie B è una Serie B nella quale possiamo divertirci e far divertire, quindi io sono ottimista in generale, posso essere ottimista nella vita, così figuriamoci. Senti Giorgio, visto che sei in questo momento al centro dell'attenzione, e intanto lo dico io, insomma, anche oggi sei stato protagonista, insomma, insieme ad altre persone di alcune iniziative solidali, questo ti fa sicuramente onore, però visto che sei uno che organizza tante cose, ecco, se vuoi ufficialmente invitare Gianni Bellini, così vi fate questo invito pubblico, poi vediamo se riusciremo a combinarlo nel 2021. Il mio più grande rimpianto dello scorso anno è come presidente dell'associazione LIFE non essere riuscito ad organizzare la mostra relativa agli europei di calcio che era già tutta programmata e per i 50 anni dell'anniversario 50 anni degli europei di calcio che avevamo organizzata, però tutto sommato la rifaremo Covid permettendo la prossima primavera, fine primavera e estate, e faremo questa grande mostra di figurine parlando anche ovviamente di Maradona e Paolo Rossi e esponendo le figurine storiche che hanno rappresentato questi campioni nazionali italiani di calcio con occhio e riguardo della SPAL e sarà bellissimo perché comunque le figurine appartengono a tutti noi, tutti da ragazzi le abbiamo collezionate e penso che ogni figurina cristallizzi il momento della vita di ognuno di noi ed è un grande romanticismo, il calcio non è solo quello giocato ma è quello che ciascuno di noi ha nel proprio cuore e sono felice di fare questa cosa insieme a Gianni. Allora Gianni, guarda, dopo questa proposta ufficiale diciamo che abbiamo fatto da Telestense, ecco, se hai qualche altra figurina da mostrarci prima di tornare in cronaca così rivediamo ancora, tra l'altro vi dico, non li sto leggendo ma li leggete nel nostro crawl appunto, nel nostro sottopancia, in tanti state scrivendo ricordi bellissimi legati a Paolo Rossi, quindi li potete leggere tranquillamente mentre ci state guardando. A te dunque la scelta di mostrare ancora due, tre o quattro figurine di Paolo Rossi, quelle che ritieni più importanti e significative.
Intanto accetto la proposta di matrimonio virtuale di Giorgio, così, grande, per così il prossimo anno siamo già... Ecco, la ufficializziamo e siamo a posto così. Esattamente. Tre cosine simpatiche. Vai. Questo è il Paolo Rossi nell'anno che andò al Mondiale e, come si può vedere, era nelle riserve della Juventus. Ok, quindi... Nelle riserve che, tra l'altro, ha giocato le ultime tre partite... E non sapendo neanche se fosse andato mondiale, perciò Panini fece un'opera abbastanza importante credendo in questa cosa. E qui una cosa simpatica che ho trovato oggi: qui si vede Paolo Rossi a Milan, ok? Ah, si vede anche abbastanza bene. Sì. E sopra nella sua scheda tecnica c'è scritto Paolo Rossi centrocampista. Ma dai, vabbè. Beh, lui nasce come ala destra, sì, comunque, Gianni. Nasce come ala destra, sì, esatto. Fugivi Fabbria a metterlo davanti. Sì, sì, è vero, poi l'ha ricordato varie volte, insomma, che fu lui a capire il suo ruolo. Quindi questa è una chicca che ci hai regalato oggi. Esattamente. Hai detto però che ce n'erano tre, c'è una terza, vai pure. Sì, allora, vi mostro la figurina di Paolo Rossi nel Mondiale del 78, eccolo lì. Una particolarità per dire che il calcio, le figurine sono cultura. In questa raccolta, adesso io provo a farvele vedere, nella nazionale ci sono sei calciatori con i baffi. E adesso vedere un calciatore con i baffi è una cosa veramente rara. Da Paolo Conti... Abbiamo Ranieri nella spalla, Gianni. No, però è vero, il baffo all'epoca andava, adesso invece o è barba o è pizzetto al massimo, però insomma comunque il baffo in senso stretto non va praticamente più. Beh, vedi, però vedi che anche dalle figurine capisci. Del resto, pensa che una volta uno mi ha fatto notare: guardi la nazionale che ha vinto i mondiali nel 2006, non c'era nessuno quasi la barba. Oggi invece siamo rimasti noi tre, guarda, forse. Però, ecco. Più che guardare quattro due, con Leo, c'è arrivato Leo Romani dietro le quinte. Ecco. Per parlare con me e Matteo, devi parlare con Vittorio. No, Vittorio. Io non ce l'ho la barba, Vittorio, quindi sono a posto. Per avere un feedback sulla... Guarda solo i nostri ospiti su Skype, vedi? Cioè, Sì. Ma Vittorio, meglio l'uomo con o senza barba, secondo te? Allora, per me in realtà dipende molto dalla fisionomia dell'uomo. Ma se uno ti bacia con la barba non ti vedi. Come diplomatica sempre, Vittorio. No, a me in realtà, generalmente... piacciono con la barba, però dipende, tipo a te non vedrei con la barba, ma come non vedrei neanche Nicola, come non vedrei neanche Alessandro. E tipo mio papà, quando si mantiene la barba più lunga, a me non piace, io lo preferisco senza barba. Hai capito, qua abbiamo dei consigli anche in famiglia. Cittadella vicinissimo al gol, c'è andata veramente bene, calcio d'angolo, Branca mi pare colpisca di testa, la palla va vicinissima al palo, brivido davvero Nicola, brivido Giorgio, davvero. Mentre siamo ancora 0-0 ho sentito che dicevi qualcosa, non ti abbiamo sentito, dimmi pure. No, dicevo che in realtà io nella barba recupero il mio deficit di capelli, quindi comunque trovo in essa le soddisfazioni. Ok, vabbè, insomma, giustamente. Allora, 44esimo minuto, ancora 0-0, insomma, per cui vediamo se andremo a terminare. Poi dopo, Alessandro, quando finiremo, ovviamente parleremo ancora un paio di minuti di CNA per ricordare e rinvigorire, insomma, il messaggio dei tuoi colleghi di prima per il Natale. Tra l'altro, Matteo, se non hai ancora pensato cosa regalare a Maria Vittoria per Natale, dopo ti dà un suggerimento. Va bene. Hai capito? Ecco, ascolta bene, mi raccomando. Ascolta bene. No, rimaniamo in cronaca perché mancano 30 secondi. Più recupero. Ancora palla al Cittadella che sta veramente, possiamo dirlo, in questi 10 minuti non è una bugia, sta dominando. La SPAL sembra che non riesca a riprendersi. Giocano bene, bisogna essere onesti, perché giocano sempre quasi di prima, arrivano pericolosi in area e la SPAL non riesce a trovare una contromossa per cercare che non facciano gioco. Noi siamo veramente imbambolati, devo essere onesto che non mi aspettavo una SPAL così in retromarcia rispetto alle altre partite. No, neanche io. Mai pericolosi, siamo in balia dell'avversario. E non esagero perché la palla ce l'ha sempre loro. Vedremo se nel secondo tempo ci sarà qualche recupero, intanto... Finisce il primo tempo. Ecco, finito, proprio in questo momento. Quindi proprio tempi regolamentari, 45 minuti e pochi secondi. Allora, prima di salutare tutti quanti gli ospiti che hanno caratterizzato questa prima parte, alcuni rimarranno, altri invece ci sarà un cambio, un turnover. Alessandro Fortini, parliamo di CNA, abbiamo prima lanciato nell'anteprima match, insomma, questo messaggio e quindi ribadiamo ancora di comprare artigiano a Natale. Ecco, perché farlo?
Ma intanto è molto importante. Primo, quando si parla di artigianato si pensa sempre a pezzi di nicchia, a qualcosa di particolare, invece è la capacità che abbiamo noi in termini proprio di gente, di produrre con le nostre mani e di quindi di poter far muovere l'economia sul nostro territorio. Ce ne ha deciso di investire energie, risorse e di fare rete tra le imprese, i commercianti, cioè la nostra identità, parlavamo prima di Spal, di quanto fosse importante l'identità anche nei confronti della proprietà e quindi la possibilità proprio di veicolarli, dargli la possibilità di far conoscere le eccellenze, i prodotti di qualità che spesso ci passano sotto gli occhi senza neanche rendersene conto. E quindi prima abbiamo parlato di moda ma anche di gioielli che ovviamente poi suggerirò a Matteo perché... Esatto, mi raccomando, confido molto. Sì, assolutamente. Marco ha parlato dei suoi gioielli, in realtà a Ferrara ci sono tantissimi artigiani che esportano, che comunicano, che producono, insomma... È un messaggio importante, noi dobbiamo aiutare la nostra economia, noi dobbiamo aiutare il nostro territorio. Certo. Però Alessandro farai in modo di farmi avere qualche sconto almeno, ecco. Mi affido a te. Beh, ecco. Cioè, adesso, Matteo, è un periodo difficile per tutti, adesso già... Ma anche per me è un periodo difficile. Ho capito, vabbè, insomma. Guarda, a parte tutto, la cosa bella è che spesso non abbiamo idea di quanto questi prodotti possono anche avere il giusto rapporto di prezzo. Qualità-prezzo. E spesso noi cerchiamo prodotti più facili attraverso delle piattaforme, quando in realtà chi li produce è a pochi centinaia di metri, te li fa come vuoi tu e forse il prezzo è anche più basso. Infatti una volta, proprio rilasciandomi a questo discorso, mi sono fatta fare in un negozietto piccolissimo un bracciale con le mie iniziali, introvabile su qualunque sito, perché chiamandomi Maria Vittoria non lo trovavo. Insomma, questo artigiano mi ha fatto un bracciale meraviglioso che è piaciuto a chiunque. L'ho pagato tra l'altro pochissimo ed è stato fatto totalmente a mano, me l'ha fatto sul momento. Io sono rimasta sbalordita veramente. C'è il detto... Chi più spende, meno spende, quindi a volte spendendo un pelino di più poi è la garanzia che sia un bene più durevole, diciamolo anche, insomma, quindi non basiamoci sempre solo sul prezzo. Certo, ma questo dipende, no, ma poi, dipende da cosa a cosa, ma certo, è ovvio. A noi ci dispiace quando attraversiamo la nostra città e vedi dei negozi chiusi, lo so. Questo è un messaggio, sì. Puoi scegliere il tuo prodotto, lo puoi personalizzare, puoi trovare qualcosa, oltretutto di quelle persone che spesso incontri per strada, che forse sono i tuoi amici, che forse conosci meno, ma che producono a Ferrara. Poi diciamo anche una cosa, Alessandro, che se per sfortuna hai un problema, vai dal tuo negoziante di fiducia, lo sistemi subito. Quando compri su internet, dopo, chissà come va a finire. Assolutamente sì. Esatto. Allora, prima, ragazzi, prima di salutarvi, volevo salutare con calma anche ovviamente i nostri due ospiti, Giorgio Ferroni. Giorgio, intanto ti ringrazio per essere stato con noi, ovviamente poi ci ritroveremo prossimamente. Vuoi lanciare un messaggio alla città, via, così molto liberamente? In che senso? Ma non lo so, per salutare qualcuno, dire che anche tu comprerai Ferrarese, diciamo così. No, assolutamente comprerò Ferrarese e sono orgoglioso che oggi con i Lions abbiamo completato la colletta alimentare, abbiamo lanciato un'iniziativa che ha coinvolto tantissime famiglie ferraresi e tre Lions di Ferrara, Ferrara Estense, Ferrara Ostia e Ferrara Diamanti hanno raccolto, grazie alla partecipazione di terze persone, generi alimentari in prima necessità che abbiamo consegnato al banco alimentare e in qualche modo siamo riusciti in questo periodo difficile ad aiutare persone che hanno veramente bisogno e questo è motivo d'orgoglio mio e di tutti i soci che rappresento. E questo mi fa sicuramente onore, grazie per avercelo detto Giorgio. Ringrazio anche Gianni Bellini. Gianni, ovviamente anche te un grazie per queste chicche che ci hai mostrato e immagino che le collezioni vanno avanti di figurine. Ah, ma certo, si rimane sempre eterni bambini, credo. Quando colleziono figurine rimane un eterno bambino. Giusto, giusto, sempre giovane, sempre ventenni praticamente. Quindi Gianni, anche con te speriamo di vederci anche dal vivo in questo 2021. Avete già fatto questo patto per l'anno prossimo, aspettiamo solo che si possa concretizzare, ok? E sarà bellissimo. Sarà bellissimo, va bene. Ovvio, le cose facciamo bene poi, Ciacarad. Certo, grazie dunque a Giorgio Ferrone, grazie a Gianni Bellini, grazie ovviamente ad Alessandro Fortini che ci ha accompagnato in questo primo tempo. Grazie. E niente, ci vediamo prossimamente, tanto insomma le iniziative continuano. Piccola pausa pubblicitaria e insomma altre sorprese tra qualche istante, rimanete con noi. Torniamo in diretta, allora come avete saputo insomma 0-0 al finale del primo tempo tra Cittadella e Spal, ne riparleremo tra alcuni minuti, prima do però il benvenuto, anzi il bentornato e mi fa molto piacere a Leonardo Romani che ci accompagnerà nel secondo tempo, ciao Leo. Buonasera a tutti i telespettatori, anche io sono contento nel senso di essere ritornato negli studi di Telestense, poi in un periodo natalizio che è il mio preferito durante l'anno, ho rincontrato tanti amici sia in studio che anche in collegamento appunto da casa.
tra poco ne incontreremo anche altri, quindi è un po' come un cenone di Natale, se vogliamo, anticipato. Quindi allora, io sono contentissimo. Chiediamo se qualcuno ci porta anche da mangiare, mangiamo in diretta. Ma direi poi che... scusami, visto che parlavate di pizze, di pizzetti, di baffi durante gli anni 70, adesso invece sono tutti belli gravi i giocatori, ecco, sono arrivato io a portare invece la mia quota di basette. Ecco, giusto, bravo, è il portabandiera da tempi non sospetti. Esatto. Però Leo, ti metto un attimo in parcheggio, perché abbiamo adesso, beh, vedi, parlavamo di cibo, adesso parliamo di un'attività molto importante, la Vicola Artigiana, di cui appunto il titolare è Mauro Bersanetti, che abbiamo in questo momento in collegamento via Skype. Bersanetti, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, intanto subito a caldo, so che stava guardando la SPAL, che cosa ne pensi di questo primo tempo? Beh, insomma, mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di meglio, però insomma... Bisognerà che nel secondo tempo cambiamo marce, se vogliamo, però il Cittadella si sta dando da fare, sono forti anche loro. Esatto, è un ostacolo, è un osso duro Cittadella, per cui speriamo bene che ci possa essere una bella risposta nel secondo tempo da parte dei biancoazzurri. Noi comunque la contattiamo per raccontare ovviamente la sua attività, in particolare diciamolo pure, del pollo penna d'oro, di cui tra poco le chiedo di cosa si tratta e in cosa consiste. Però ecco, io volevo cominciare in maniera un po' più generica. Lei è un imprenditore, sicuramente, come mi ha detto anche con gli amici di CNA prima, stiamo attraversando un anno difficile e so che lei insomma si è mostrato molto vicino al territorio, agli altri imprenditori. Ecco, come state attraversando questo anno del tutto particolare e difficile? Beh, insomma, diciamo che in questo periodo i pensieri sono aumentati non poco, cioè ci sono tante cose in più da gestire, però sinceramente la nostra azienda sta continuando a lavorare, anzi abbiamo avuto anche un incremento di lavoro ultimamente, quindi non ci possiamo lamentare più di tanto. Diciamo che la gente diciamo deve mangiare che... comunque, per cui insomma voi siete importanti da questo punto di vista. Beh, diciamo che molto probabilmente la ristorazione è un po' ferma e quindi la gente fa da mangiare in casa. Il pollo è sempre un prodotto che, cioè, oltre ad essere sano dal punto di vista della dieta, è apprezzato un po' da tutti. Quindi diciamo che il consumo del pollo sta tirando, ecco, questo possiamo dire. Ecco, allora, alle sue spalle vediamo il logo, penna d'oro, il pollo che volevo. Che cos'è questa penna d'oro? Perché si chiama in questo modo? Quali sono le caratteristiche che portate sulle tavole? Beh, guardi, noi abbiamo voluto identificare questo prodotto, che per noi è una cosa speciale, posso dire. Dopo tanti anni di lavoro, questa attività noi l'abbiamo già da più di 40 anni, ormai pensavo di non farcela più a fare qualcosa di diverso da quello che ci induce di fare il mercato, cioè fare sempre qualcosa che costi sempre meno e che sia sempre più competitivo sul mercato. Abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, qualcosa che abbia una marcia in più. E abbiamo trovato questo pollo, un lenta crescita che viene allevato logicamente in tempi superiori, ma che dal punto di vista della qualità alla fine ci dà un prodotto eccellente. Ho capito, quindi la clientela è soddisfatta e cercate insomma di mantenere anche, diciamolo pure, un legame col territorio, un pollo comunque seguito sul territorio per garantire la qualità e la sicurezza del consumatore. Beh, gli allevamenti non sono su questo territorio, però diciamo, certo, che sono nella zona nord-est dell'Italia, quindi certo, si cerca di farli più vicino. Mi riferivo al fatto che dice 100% italiano, insomma, ovviamente, certo. Ma certo. Ecco. Comunque è un prodotto fantastico, i polli vengono allevati in allevamenti certificati, dove devono avere certe caratteristiche, finestrature maggiori alla norma, vengono messi pochi polli per metro quadro in modo che i polli abbiano modo di saltare e di correre, e quindi questo crea un prodotto che serve più tempo per farlo, ma che alla fine dal punto di vista qualità non ha uguali, ecco. Certo, beh, insomma, noi ci stiamo avvicinando al Natale, sicuramente quest'anno insomma tanta gente, anzi vabbè, ovviamente siamo costretti tra virgolette a trascorrere un Natale proprio sul nostro territorio, a casa nostra o comunque proprio con gli stretti familiari, e diciamo che comunque per le festività mangiare sano, mangiare comunque equilibrato è un messaggio importante, quindi voi vi fate portavoce, ecco, diciamo, di questo tipo di alimentazione corretta.
Il Pennadoro non è solo un pollo, ma è una linea di prodotti particolari allevati senza l'ausilio di antibiotici e allevati in modo diverso. Non c'è solo il pollo, c'è anche la faraona, c'è anche il cappone, certo, sempre di ottima qualità, che adesso in questo periodo natalizio sono i prodotti principi della tavola. Bene, allora, beh, insomma, noi un consiglio quindi l'abbiamo dato, ma comunque al di là del prodotto mi fa piacere vedere che ci siano imprenditori tenaci che vanno avanti anche in questo momento, che per alcuni è difficile. Lei giustamente ha detto che si occupa di un settore che fortunatamente va avanti, anche perché, come dicevo prima, mangiare si mangia e quindi l'importante è anche mangiare sano e mangiare corretto. Io le auguro di vedere, visto che stiamo per ricominciare, una buona SPAL e niente, ci rivedremo prossimamente magari per altre iniziative. D'accordo? Io vi auguro, mi auguro che anche noi vediamo una buona SPAL e approfitto del momento per augurare buone feste e buon Natale di cuore a tutti quanti. E noi le auguriamo a lei, grazie mille, e le dico che ci ha fatto venire anche un po' fame vista l'ora. Ma voi siete dei birichini, sapete che mangerete il nostro pollo a Natale, lo sapete. Ecco, bene, grazie, molto volentieri, molto volentieri. Era proprio il signor Mauro che doveva venire in studio, non lo so, io, beh, almeno. Ma lo inviteremo. Grazie Mauro, buona serata, la saluto. Grazie a voi, grazie. Grazie, voi. Grazie mille. Allora, beh, insomma, ringraziamo Mauro Bersanetti. Certo. A me piace, tra l'altro, quando abbiamo modo, Leo, lo dico subito anche a te, queste persone, questi imprenditori proprio, cioè veraci, che sono comunque venuti su facendo un certo tipo di attività e che quindi è genuino sicuramente quello che fanno, ma anche il modo in cui si pongono. Ma guarda, vi seguivo anche prima di entrare in studio e ripeto, mi è venuta in mente una parola che a volte è anche scomoda, ovvero autarchia, l'ultima volta che si utilizzò fu durante il ventennio fascista. Naturalmente non voglio arrivare a quello, però dico, si sta rivitalizzando, diciamo, grazie tra virgolette al Covid, grazie alla solidarietà che una società inevitabilmente deve attuare per autoconservarsi, una certa di autarchia quasi regionale, se vogliamo. Okay. Quindi siamo arrivati veramente a supportare, anzi dobbiamo supportare appunto quello che è il piccolo artigianato, quello che è comunque la cucina locale. Sono belle queste storie, perché sono storie di coraggio innanzitutto, perché sono imprenditori che in questo momento, indipendentemente dai vari settori, soffrono, c'è poco da dire. Io vengo da Comacchio, lo sapete, e lì la ristorazione la fa da padrona, la ricettività turistica la fa da padrona, se non c'è libertà di circolazione, via dicendo, adesso non voglio annoiare, comunque insomma si soffre economicamente. Quindi tutte queste iniziative che vanno ad incentivare appunto il commercio locale vanno bene, anche questi interventi in televisione, perché ne hanno bisogno. Detta questa, sicuramente non solo loro soffrono, purtroppo anche le squadre, visto che stiamo parlando di sport, anche le squadre all'interno di tutti i comparti sportivi. L'hai già detto tu, fuori la politica ovviamente, tutto il resto, ecco, no, lo dico perché sai, a volte basta una parola per scatenare la polemica. Ma io ti conosco, so benissimo, esatto, però è meglio chiarire chi subito. Chi si è scandalizzato mi contatti telefonicamente, lo spiegherò. Nessuno, però insomma lo diciamo per sicurezza. Autarchia è una parola che trovate anche sul dizionario. Esatto. Allora Leo, intanto ben ritrovato ufficialmente adesso. Partita cominciata da 3 minuti già, Matteo, e ti vediamo anche un po' preoccupato, devo dire. Ma innanzitutto posso dire che sono molto contento che c'è Leo, spezzo una lancia a suo favore, perché è una di quelle persone che quando parla mi piace molto ascoltarlo e la gente rimane incantata. Quando parlo gli ho già detto che è un narratore di quelli di una volta che mi piace ascoltare sempre. Ti ringrazio. La SPAL è partita un po' come il primo tempo, col freno a mano tirato, nessun cambio. Io spero davvero, ragazzi, che ci sia un colpo di qualche nostro giocatore che fa la differenza, che ci faccia segnare, però stiamo subendo, secondo me. Qualche cambio andrebbe fatto, perché vedo qualcuno che fa un po' fatica. E davanti siamo inesistenti, Leo. Guarda, io ti ringrazio per aver detto che io sono un ottimo narratore, tu invece riesci veramente a farci entrare nel vivo della partita con i tuoi commenti. Quindi guarda, io invece sono più... Grazie, sono sotto Natale, dai! No, il problema è che io naturalmente sono sempre stato chiamato un po' per, all'interno delle trasmissioni, per un po' tastare il polso al pubblico. Ecco, una cosa brutta, scusate se lo dico, e ho preso il gancio in questo momento,
Vedete, questo calcio senza gli spalti gremiti è un altro tipo di calcio. Prima lo diceva Giorgio Ferroni, anche caro amico che saluto, parlavate di figurine Panini. Guarda il mondo, il romanticismo, c'è tutto dietro a quello che è il rettangolo di gioco, ma il romanticismo passa appunto per quelli che sono i nostri ricordi. Sentivo che parlate di Paolo Rossi, certo, delle figurine Panini, ma anche tutti i ricordi che sono legati della nostra vita, posso dire nostra perché anche tu sarai andato a Cittadella a vedere la Spal in tempi peggiori, diciamo. Insomma, su quei seggiolini, su quei gradoni ci abbiamo passato tante domeniche, speriamo veramente di ritornare ancora a gioire in questo modo. Perché non è calcio, cioè sì è calcio ma non è calcio. Scusatemi. Apro una parentesi a parte, perché noi stiamo parlando tutti tra più o meno quarantenni, un po' di più, un po' di meno, così è, a parte Vittoria. No, volevo chiedere una curiosità, cioè tu Paolo Rossi avevi comunque un'immagine di questa figura calcistica oppure è sempre stato un qualcosa di, che immagino, qualcosa di lontano, perché anche anagraficamente è un qualcosa che è successo, credo, 15 anni prima che tu nascessi, o sì, più o meno, ecco. Ah, quindi sono nel 97. Ecco, sì, quindi 15 anni prima, ok. Ma allora, in realtà sì, ma perché per fortuna alle spalle comunque ho una famiglia che ha sempre seguito molto il calcio, mio papà grande appassionato, mia mamma anche, quindi mi hanno sempre trasmesso le figure importanti appunto nel mondo calcistico, ne ho sempre sentito parlare, addirittura mio papà, per questa sua passione, anche comunque per la storia, per tutto ciò che è un po' più vecchio, diciamo, lui conserva tutto, articoli di giornale, imprese importanti nel mondo del calcio, del cinema. Quindi bene o male sono sempre riuscita a leggere qualcosa, a sentirne parlare, però sì, io ovviamente gli anni d'oro non li ho vissuti, perché ovviamente per me erano molto lontani. Manco eri ancora pronosticata di nascita. Esatto. E degli uomini quarantenni cosa pensi invece? Questo me lo dici. Guarda, facciamo una cosa. È un leitmotiv, anche al Lido, è sempre lì che ci prova. Ormai lo conosci, bisogna tu, frenarlo Matteo. Sto ragazzo, bisogna frenarlo. Posso, no? Faccio frenare da due amici che sono in collegamento, due amici grandi, che conosciamo molto bene. Mauro Cavina e Max Fogli, ragazzi ben ritrovati. Buona serata a tutti. Ciao Nicola. Guarda che carino che Mauro con l'alberello alle spalle. Scusa Max, non per toglierti, però insomma Mauro devo dire che ha fatto un tocco di classe proprio. Oh Mauro, nemmeno in Piazza Renasto abbiamo un albero di Natale del genere. No, l'ho preso da lì, l'ho preso da Renasto. Ah, Renasto, ottimo. Vabbè. Allora intanto saluto Max perché insomma è reduce da un momento che insomma ha avuto un periodo un po' particolare dal punto di vista della salute. Max, stai bene adesso? Tutto a posto? Vabbè, bene dire una parola grande. Stai però meglio. Diciamo che piuttosto che farmi fare ancora un'anestesia come quella che mi hanno fatto, guarderei volentieri l'Inter retrocedere. No, addirittura. Sai, guarda, detto da te una cosa incredibile. La baratterei all'istante. Vabbè, comunque insomma diciamo hai avuto un'operazione che però insomma è andata comunque bene, mi pare di capire. Sì, ecco, sta scherzando, ecco. E allora insomma, ovviamente non parliamo di retrocessioni dell'Inter o roba del genere. Va bene, ragazzi, allora, poi tra poco parliamo con voi, intanto benvenuti ancora una volta, mentre Mauro accende e spegne le luci, vedo in questo momento. Matteo, come stai vivendo questo secondo tempo? Perché ti vedo molto preoccupato dal volto. Beh, senti quella situazione, Nicola, quando ti deve arrivare un messaggio da una ragazza se vuole uscire con te o no, no? E ovviamente la risposta è no. Sono in quello stato di ansia perenne perché non riusciamo a uscire dalla nostra metà campo, il Cittadella continua ad attaccare. È anche vero che non sono stati particolarmente pericolosi, Leo? Vabbè. Però non mettiamo il naso nella loro metà campo. Guarda, facciamo una cosa, vediamo se una ragazza ti manda un messaggio. Prima abbiamo il minuto d'oro, ci ritroviamo tra qualche istante. Ed eccoci tornati in diretta. Matteo, non è arrivato nessun messaggio per te, quello che dicevi prima, però insomma intanto vediamo magari, aggiorniamo tra poco. Non è una novità, caro Nicola. No, ma un minuto ci vuole poco, cioè bisogna essere veloci in un minuto. Vabbè, ma poi sai, a volte basta anche un secondo. No, niente, la partita è sempre uguale, ragazzi, anche se la Spal ha avuto un sussulto con una buona palla messa in mezzo da Sala, dove il portiere del Cittadella ha smanacciato, ma chi smanaccia di più è Demba Thiam, che attualmente è il migliore in campo della Spal. La Spal che, ripeto, non riesce a creare nessuna occasione, non siamo pericolosi e il Cittadella mi sembra che corra almeno il doppio rispetto a noi. Leo, tu come stai vivendo questa partita, infatti, anche sulla base delle precedenti? Sì, no, ma certamente. No, ma sicuramente il Cittadella ha una marcia in più e questa partita non la sblocchiamo se non per il colpo di fantasia dei nostri campioni o comunque appunto per un calo di tensione da parte del Cittadella.
L'unica cosa dove vado un attimo in dissenso sui commenti che sentivo prima, forse lì sono più d'accordo con Giorgio Ferroni, che sono riuscito a seguirlo, è questo. Sicuramente non è una bella partita, è una partita dove, cosa abbiamo fatto, 3 affondi mi sembra. E devo dire la verità però che il Cittadella è squadra comunque ostica, è sempre stata una nostra bestia nera, primo di tutto, che io ci credo a quelle cose, perdonatemi, anche se la scaramanzia col calcio non vale, però c'è anche quello. So che i giocatori onestamente entrano in campo anche con quei tipo di discorsi mentali, psicologici anzi, però al di là di quello è una squadra anche che comunque milita in Serie B da più anni di noi, quindi sicuramente ha anche un approccio alle partite al campionato sicuramente più maturo. Probabilmente noi quest'anno, ricordiamoci, scendere dalla A alla B per me non vuol dire che siamo la squadra di Serie A che deve fare il campionatone, ecco. Quindi io mi sto godendo questo campionato quasi come la cavalcata dalla B alla A che abbiamo fatto pochi anni fa. Per quale motivo? Perché è un altro campionato questo qui, secondo me. Quindi buona SPAL vista fino ad ora, perché io non ci credevo tantissimo, lo ammetto, ero uno di quei ferraresi un po' che aveva traballato quando ho visto la SPAL retrocedere, mentre queste ultime partite mi hanno fatto sicuramente ricredere, e mi hanno fatto ricredere soprattutto su un allenatore come Marino che non conoscevo, che poi ho conosciuto informandomi e parlando con delle persone, ed ovviamente che i risultati stanno arrivando. È vero, forse è l'allenatore, come mi ha detto un mio amico, nel posto giusto, al momento giusto, proprio per la SPAL. Allora, iniziamo a parlare anche con gli amici che sono in collegamento. Intanto... Però voglio fare un po' di polemica, che l'anno scorso non mi avete mai invitato. Leonardo Rossi non doveva essere esonerato. Ecco, attenzione, c'è un brutto contropiede dal Cittadella, 3 contro 3. Guarda, Leonardo vogliamo... Semplici, non Rossi, no, dicevo, perché no, Rossi? Leonardo pensando... Semplici, no, Leonardo perché Semplici. Perché a volte no, ci sono... Sai perché è venuto in mente Leonardo Rossi? Perché Leonardo Rossi è un altro affezionato degli estensi come me. No, è probabilmente... Esatto, infatti anch'io volevo capire se c'era un legame, vabbè, comunque lo stesso. Sì, sicuramente quello che è stato poi allenatore certo, anche della appunto, il primo anno dicevo. Di Colombarini. Tra l'altro, tra l'altro ospiti a volte anche delle sovrani, per cui spesso. È stata un'occasione per salutarlo. Vabbè, lo salutiamo, insomma. Il grande Leo Rossi. Angolo per il Cittadella. Aia. E altra parata di Demba. Comunque Leo, l'hai detto in diretta, adesso ti chiamerò più spesso allora. Guarda che era solo per la distanza, ma preparati che adesso ogni tot ti chiamo e se non vieni lo dirò pubblicamente. Leonardo Romani non è voluto venire. Vabbè. Almeno la quarta parata bellissima di Demba, ragazzi. Mi è cambiata la vita. Solo che la partita è ancora lunga, quindi non ci potrei. Ecco, poi ci racconterai anche questo. Sì. Però ragazzi, volevo coinvolgere anche gli amici che sono in collegamento. Io parto da Max, perché poi con Mauro facciamo un discorso anche legato al basket. Max, intanto hai seguito la partita dall'inizio oppure sei arrivato un po' dopo, diciamo, rispetto a questo match? Allora, innanzitutto volevo salutare Leonardo, che oltre ad essere un carissimo amico è anche un collega di radio adesso, perché stiamo lavorando per Web Radio Corona entrambi, e consiglio di ascoltare la sua rubrica perché è molto interessante e ha degli spunti che sono polemico-trascendentali, che però sono messi giù in una maniera che sono veramente interessante, ma sulle sue capacità nessuno ha mai discusso. Detto questo, tornando alla partita, ho visto la partita chiaramente dall'inizio e ho visto un Cittadella principalmente molto corto tra la linea della difesa e la linea di centrocampo, una difesa parecchio alta che ha compattato molto la squadra e che sul piano fisico ha avuto una sorta di dominio sulla SPAL e lo ha avuto anche sulla qualità delle occasioni da gol, perché non è stata una partita pulitissima, è la classica partita da 1x2 di Serie B. La partita non è stata molto pulita, però a livello di qualità delle occasioni create, forse il Cittadella ha avuto qualcosa in più e ha impensierito un po' di più la SPAL. Detto questo, non è una situazione che deve portare a rammaricare la squadra, perché il risultato è l'unica cosa che conta, siamo sullo 0-0. La partita può cambiare da un momento all'altro e l'unica, a mio avviso, situazione che può andare a cambiare un po' la partita è un colpo, un estro, dei giocatori un po' più di fantasia, quali Castro, quali Valotti, che possono trovare quella giocata che manda in gol l'attaccante, perché in Serie B si vincono le partite brutte. Non è importante per forza macinare una mole, una quantità e una qualità di gioco costante nell'arco della partita,
ma quello che conta sono gli spunti nel momento giusto, infilare l'1-0 in trasferta e andarsene a casa con i tre punti, perché quella è certo. L'unica cosa che conta ancora di più in Serie B. Eh certo. La dura legge del gol, ma esatto. Queste citazioni anni 90, Allora, Mauro, ti volevo coinvolgere, abbiamo la pubblicità, però ti leggo un messaggio per te, non è firmato, però è arrivato questo messaggio. L'albero di Cavina è secondo solo a quello di Piazza Duomo. Ti dico solo questo. Grazie. Allora, tra poco Mauro, con te facciamo un bilancio invece, una panoramica di quello che sarà il mese del basket, perché se avremo tante partite di calcio ne avremo altrettante anche di basket. Rimanete con noi, tra poco ancora in diretta. E purtroppo l'avete visto anche dalla scritta in sovraimpressione, siamo passati in svantaggio, Cittadella in vantaggio per una rete a zero, gol di Proia. Allora, Matteo e Leo, commentiamo un attimo prima di parlare anche di basket con Cavina. Che cosa possiamo dire di questa rete subita che un po' temevamo, diciamolo pure. Purtroppo, caro Nicola, era un po' nell'aria questa rete del Cittadella, hanno spinto tanto, anche un po' fortunato come gol, perché questo Proia si è trovato la palla dentro l'area piccola, la palla spizzata da Valotti, mi pare, davanti a Dembatiam, non ha fatto altro che insaccare. No, sono molto deluso dall'atteggiamento della Spal, è ovvio che, sai, dopo 6 vittorie magari ci eravamo fatti un po' la bocca buona. Più che altro perché è un atteggiamento che non mi è piaciuto, non abbiamo mai attaccato. 1-0-0 mi sarebbe piaciuto tantissimo, caro Leo, anche un 1-1, ecco, volendo. Sì, sì. Beh, siamo ancora in tempo. Sì. Manca mezz'ora. Diciamo che però per essere sportivi, insomma, il Cittadella non ha rubato niente, perché sta giocando bene, sembra che, come ho detto anche prima, abbia un po' più di benzina nelle gambe rispetto a noi. Esce Castro e Paloschi, sono usciti, sono entrati Strefezza e il capitano Sergio Floccheri. Speriamo che ci regala una gioia, lui che è abituato ai gol gli ultimi minuti. Infatti, adesso confidiamo in questi ultimi 30 minuti, dove spero ci sia una reazione della Spal, perché tutto ciò che hai detto è corretto e mi sento di allinearmi al tuo pensiero. Quindi adesso attendiamo solamente una reazione, perché è vero che a volte prendere un gol può anche servire proprio per uscire da quel torpore in cui la Spal era entrata inevitabilmente. Floccheri è l'uomo giusto, almeno per sbloccare questo tipo di situazioni. Non capisco perché sostituire Castro, però Marino avrà le sue ragioni, io faccio il maestro, il libraio. Floccheri, Leo becca subito una bella punizione, Cernicola becca una bella punizione dal limite dell'area, dai che lo facciamo qua. Allora, ci prendiamo una piccola pausa, fermo restando che se deve succedere qualcosa ve lo diremo, per coinvolgere anche il nostro Mauro Cavina. Abbiamo detto, insomma, che da lunedì si torna con basketine, anche perché, insomma, riparte il basket, e come per la Serie B, anche per il basket ci sarà una serie di partite tutte ravvicinate. Allora Mauro, faccio un po' una panoramica di che mese ci aspetta per quello che riguarda dicembre. Beh, per la Top Secret ci saranno 6 partite, di cui ben 4 in casa, quindi comunque un tour de force incredibile per la squadra di Ferrara. Lo ricordiamo, il campionato è partito dopo le solite traversie che potete immaginare il 22 di novembre. Ferrara ha perso in trasferta a Forlì, giusto per dare un'idea. Poi tutti fermi fino all'8 dicembre, trasferta a Roma contro l'Eurobasket, vinta di un punto in volata, quindi sicuramente una vittoria voluta con i denti. E poi adesso, dicevamo, domani l'esordio casalingo, ovviamente Pallasport chiuso, non ci sarà il pubblico, e contro un'altra, la seconda squadra di Roma, cioè la Stella Azzurra, e poi di nuovo in campo con Napoli il 16 dicembre, una trasferta a San Severo e poi in casa ancora con Rieti e Ravenna. Insomma, Ferrara farà veramente gli straordinari. Certo. E insomma, qui ci vorrà il fisico, la tenuta fisica soprattutto, oltre che quella mentale. Ecco, tra l'altro tutto questo per ricordare anche che da lunedì ufficialmente si torna in onda con Basketin. Beh sì, Nicola, è stato che si è travagliata la stagione, il calendario, anche la stagione di Basketin, insomma, è stato un po' travagliato. Eravamo partiti con lo speciale Supercoppa, lo ricordiamo, con le Final Eight che sono state giocate a 100 e la Supercoppa vinta da Scafati. Abbiamo fatto un paio di puntate, poi anche Basketin è andato in vacanza per un pochettino, abbiamo seguito ovviamente le partite che sono giocate fino a qui, e lunedì sera ritorniamo, quindi sarà di fatto per noi la partenza ufficiale. Pensare che si parta ufficialmente con la nuova stagione il 14 di dicembre fa un po' strano, ma insomma
è tutto strano e quindi ci adeguiamo anche noi. Sì, torneremo, quindi appuntamento alle 20, te le stense ancora, la TV ufficiale del Club Basket Ferrara manderà in onda anche le partite in differita sul digitale terrestre, su Teleferrara Live, però insomma torneremo anche io e Dario Salvadio con i nostri ospiti, ovviamente con le dovute distanze come stai facendo tu con Match e come fa anche Lunedì Sport, però insomma ci saremo a commentare la Top Secret. Ecco, allora, nella tua posizione più o meno dove c'è Matteo, che però, Matteo non solo, ha vissuto un momento di tensione poco fa, perché mentre stavi parlando, insomma, abbiamo sprecato un'occasione, Matteo, praticamente. Sì, Salvatore Esposito su punizione ha avuto una buona occasione, ma la palla ha sorvolato abbondantemente la traversa. Voglio fare una domanda a Mauro sul basket, sai che mi sono caricato anche con la Top anche Secret, tu sei uomo, no? Ma tu sei uomo un po' di tu, sai, da uova e da latte, diciamo così, esatto. Matteo, da compagnia, diciamo così. Ascolta Mauro, e questo Ebeling? Ah, giusto. Mamma mia, giusto. Sì. Brutto infortunio, allora, sì. Sì, brutto infortunio purtroppo. Ma allora, se il calendario è strano, la stagione degli infortuni del club è pessimo, perché sì, l'ultimo purtroppo è stato l'infortunio a Michele Ebeling, che a Roma ha avuto un problema serio al ginocchio sinistro. Ora ancora non si è capito, si spera che non ci sia una rottura. Comunque sicuramente Michele Ebeling è fuori, i sanitari, lo staff sanitario del club sta valutando la situazione, anche perché insomma servono un po' di giorni per capire cosa è successo. Sicuramente non sarà in campo domani, ma purtroppo si teme che possa star fuori tanto. Ma c'è da dire anche che in quanto infortuni Ferrara ha già pagato pegno, perché poi si è rotto anche il secondo americano, ovvero AJ Parker, tant'è che Ferrara è corsa sul mercato fra l'esordio e la partita di domani e ha preso Peric, un croato che ha fatto il suo esordio a Roma e farà forse la sua prima partita vera domani, quindi insomma. E poi altre pause, perché i box ci sono stati Vengato, c'è stato Baldassarre, insomma per ora Ferrara con gli infortuni non è un buon rapporto, speriamo che migliori strada facendo. Beh, insomma, ce lo auguriamo Mauro. Intanto, mentre noi stiamo continuando a seguire la partita, anticipo che più tardi con Leo non ti sfugge neanche la domanda sui Buccaneers, però visto che alla fine della partita avremo qualche minuto ancora per rimanere in diretta, te la lascio come ciliegina finale. Guarda, va benissimo. Visto che ti abbiamo letto sulla stampa, sulla stampa locale in queste settimane. Più o meno quello che ci dicevamo prima. Le problematiche sono ricadute anche su giovani società sportive come le nostre, ma ne parliamo dopo, scusami. Allora, intanto, prima di tornare sulla cronaca, un po' di messaggi, poi ti do la parola a Vittoria. Devo però salutare, qui Matteo ti coinvolgo sempre, le nostre amiche, le nostre fedelissime fan, come si firmano. Grazie Gabriele e Arianna, che sono comunque ottimiste e dice che le teniamo compagnia mentre stanno facendo l'albero di Natale. Quindi vedi che non tutti lo fanno l'otto, l'albero di Natale. Fantastiche, Cavina l'ha fatto prima, ma non tutti lo fanno... Che ci mandano una foto, dai. Ma perché adesso con gli sms non riusciamo. Okay. Presto torneremo anche con WhatsApp, tranquilli, insomma. Ecco, per cui... Le salutiamo comunque. Le salutiamo. Vittoria, invece, c'hai delle novità da raccontarci? C'è qualcosa allora, che dico? Allora, sì, per adesso tutti, comunque, basandosi anche sulle partite precedenti della SPAL, continuano ad essere positivi e dicono che almeno ad un pareggio ci si potrebbe arrivare, perché comunque manca ancora un po' di tempo e, come abbiamo sempre detto, vediamo da 6 vittorie consecutive. Certo. Quindi qui qualcosa vorrà dire. Quindi per adesso niente di catastrofico, diciamo. Speriamo veramente che la SPAL diventi un po' più aggressiva e punti alla loro porta veramente tanto, perché come abbiamo giocato fino ad adesso, sinceramente, il risultato ce lo potevamo aspettare, l'abbiamo detto, abbiamo rischiato tante volte, poi il loro gol è arrivato. Però penso anch'io che in questi 15 minuti la SPAL possa reagire e arrivare almeno ad un pareggio. Insomma. Siamo un po' svegliati adesso, Nicola. Esatto. No, infatti, anche secondo me, infatti. Beh, anche probabilmente questo che gli ha dato lo stimolo di ripartire, perché insomma, qua bisogna nel caso cercare perlomeno il pareggio, come dicevamo anche forse durante la pubblicità. Anche perché è giusto così per fare un riepilogo, chi segue la SPAL con costanza lo sa benissimo, però da qui al 4 di gennaio avremo in sequenza il Chievo, Venezia, Lecce, Ascoli, Brescia e Frosinone. Quindi sarà veramente... Tutte toste. Cioè, sì. Esatto, un mese difficilissimo, poi mese, in realtà un mese un bel niente, perché oggi è già il 12, finiamo il 4 di gennaio, questo, per cui insomma... Ogni 3-4 giorni sarà sempre così, per cui sarà sicuramente un periodo natalizio molto impegnativo. Allora, Matteo, la tua gestualità parla chiaro. No, ne becchiamo una, adesso si poteva fare una bella ripartenza, ma D'Alessandro ha sbagliato il passaggio, la Cittadella riparte, adesso è di nuovo in area. Attenzione, un tiro che fortunatamente c'è un batti e ribatti in area della SPAL,
che si risolve con una rimessa dal fondo per noi. No, purtroppo oggi devo dire che ci è mancata, come ti ho detto quelle volte in collegamento via Skype, Nicola, abbiamo fatto delle vittorie in infradito, no? Cosa vuol dire? Che tu comunque passeggi in campo, certo, e ce ma la fai, hai una qualità talmente superiore agli avversari che comunque il gol glielo fai. Oggi era ovvio che con una squadra come Cittadella non potevi andare in campo così, e mi aspettavo una SPAL con attributi maggiori, ma non li ho visti. Diciamo che ci siamo un po' seduti sugli allori, bravo. Sì, no, ma è ovvio che una partita, Leo, una partita storta può capitare. Ma, guarda, io, per l'amor di Dio. Guarda, però mi aspettavo qualcosa di più, dai. Ti dirò, io vedo invece che ci stanno mettendo anche tutta la loro voglia e anche una certa dose di agonismo. Ritengo veramente che il Cittadella sia un gradino sopra la SPAL in questo momento, in questa partita. Perché ricordiamoci, è un periodo storico. Periodo anche storico strano, le preparazioni, gli allenamenti vengono vissuti dai giocatori in modo differente. Capisco che sono dei professionisti, ma dai, attenzione, non è facile. Intanto, aspettiamo, scusate, perché no, la SPAL si è fatta vedere con Floccheri, adesso la palla è leggermente fuori dall'area. Peccato. Vabbè, le sta tentando purtroppo. Sì, Oh ragazzi, mancano 10 minuti per recupero. Siamo ottimisti, dai. Almeno ci stiamo provando, che è già qualcosa, siamo alla loro porta, cosa che fino a pochi minuti fa sembrava un po' impossibile. È vero, sono pienamente d'accordo, Vittoria, per cui speriamo che possa capitare qualcosa. Max, tu che generalmente sei quello, diciamo, un po' più critico, che cosa vedi che non va oggi? Vedo intanto che si sta scaldando l'Esposito Junior, che è quello che mi fa sognare ogni volta che accarezza il pallone. Però... per quanto riguarda la partita, quello che secondo me sta mancando qualcosa a livello qualitativo del palleggio, del controllo di palla, del fraseggio, dell'uno contro uno sul centrocampista, quella qualità tecnica negli ultimi 25-30 metri che fanno in modo che si possano creare le occasioni e si possano mettere in porta gli attaccanti, perché a livello di agonismo la SPAL c'è e c'è stata dal primo minuto. Quello che è mancato è a livello qualitativo, a mio avviso. Questa, Max, secondo me è una partita brutta, sporca, no? Che devi fare un gol tipo come l'hanno fatto loro, in una mischia. Non è facile fare gioco contro una squadra così, perché Venturato è davvero un maestro come allenatore. E ricordiamo che, come il direttore sportivo Marchetti, la SPAL provò a prendere anche questo allenatore, ma lui è tanti anni che è lì. E oggi devo dire onestamente che ci ha fatto vedere qualcosa di buono, ahimè. Sì. Ha un bellissimo possesso palla questo Cittadella. Adesso però sembra che vogliono un po' difendersi e noi dobbiamo assolutamente trovare questo gol, perché il pareggio sarebbe vitale. Uscire 1-1 oggi da qua sarebbe una bella iniezione di fiducia, secondo me. Certo. Spiace solo che rispetto alle aspettative iniziali è cambiato tutto, Vittoria. Quindi dicevi prima, ma sì, come dicevano in tanti, anche da casa, tanti messaggi che sono arrivati, che si sperava di vedere questa illusoria vetta, ecco, lì davanti. E vabbè, davanti abbiamo anche l'Empoli, per carità, però il caposaldo lì davanti per noi è sempre stata la Salernitana. Quindi per me poter vincere oggi sarebbe stato superare proprio quello scoglio, finalmente vederci primi dopo comunque tanto tempo, cosa che purtroppo sembra che non stia succedendo. A questo punto speriamo in un pareggio almeno, certo, per tenerci saldo il nostro terzo posto. No, anche perché quando giochi per ultimo hai già un po' la panoramica e ti la fai già gli schemi. È già fatta, infatti. Come se fosse già fatta la partita, invece è vero, Leo. È vero, ma è un'altra cosa che onestamente è un altro cambio. Per me è un vantaggio comunque, Nicola. Anche secondo me è un vantaggio, tecnicamente dovrebbe essere un vantaggio. No, Leo. Ma il discorso è questo, psicologicamente, secondo me invece vai in campo con già una serie di calcoli che proprio non ti fanno fluire la partita in modo naturale. Attenzione, stiamo sempre parlando di professionisti, però anche i professionisti, attenzione, sono esseri umani. Questo lo diceva, tanto per dire, proprio anche Paolo Rossi, mi ricordo un'intervista, ho letto anche il suo ultimo libro,
E c'è anche questo qui, nel calcio moderno, un'altra cosa che è cambiata, un'altra cosa che le televisioni da cui stiamo parlando, che devono rimanere in vita, guai al mondo, nessuno le mette in croce, però anche questo, anche i palinsesti televisivi, il calcio che insegue i palinsesti televisivi, non so quanto possa giovare anche a quella che è la veridicità alla fin fine dei risultati che vediamo in campo, perché chi gioca il venerdì sicuramente entra in campo con una... Arrivo al dunque, sei anche tu uno che rimpiange le partite a tutto lo stesso orario o no? Sì, perché rimpiango la ritualità, attenzione, non mi spaventa la modernità, non mi spaventa la TV, non mi spaventa pagare la pay TV, non è quello il discorso, allo stadio ci sono andato lo stesso, anche se ci sono le piattaforme, il problema è la ritualità, la nostra società sta perdendo, secondo me, la ritualità, adesso stiamo parlando di calcio, ma se vuoi ti posso attenzione, anche dire... Attenzione, parata di Maniero su un bel tiro di Floccheri, bellissimo. Occasione numero uno, top della Spal. Dai, ci stiamo scaldando. Sì, un po' tardi, ma ci stiamo scaldando. Minuto 83. Comunque, la faccio veloce. Anche no, guarda, poi così coinvolgo anche Mauro, che gli chiedo se anche del basket è analogo. Sono più abituati loro, perché venendo in derivazione americana è un po' diverso. Però ecco, mi taccio, comunque volevo fare semplicemente un esempio. Anche le piattaforme come Netflix adesso che abbiamo mi hanno fatto perdere quella ritualità che era il film del lunedì su Rai. Giusto. Bellissimo. Che però inizia alle 10 adesso, Leo. Esatto. Non 8 e mezza. È vero. Nicola. Mauro, ecco, dici invece il tuo punto di vista. Beh, intanto mi mancava questa visione romantica, oltre che le basette di Leonardo, perché quando lo sentivo parlare a lui di sport, anch'io mi incantavo ad ascoltarlo. E questa visione romantica dello sport, iper professionistico di questi giorni, di questi anni, mi fa piacere. Non so se nel basket, perché di derivazione americana o perché da sempre la pallacanestro ha avuto, così come il volley, ha sempre avuto questa voglia di sperimentare. A dire il vero, ora la pallacanestro è infangata in un, cioè dico il sistema, quindi anche Serie A e A2 non è più così innovativo, però di fatto poi il basket ha sempre così avuto questo approccio sicuramente più frizzante. Ovvio che anni fa le partite di mezzogiorno, per volere della televisione, tutti le hanno ovviamente criticate. Ora però ormai si è più abituati. Io invece a livello di prestazione dei giocatori sono molto più laico, nel senso che anche molto più pragmatico. Per me deve vincere a questi livelli il fatto che sono professionisti. Quindi l'andare in campo dopo un risultato acquisito, sapere magari cosa ha fatto il diretto concorrente, io la vedo un pochino più distaccata la questione, perché quindi un po' meno romantica rispetto a Leonardo, anche se forse c'è un aspetto che influisce. E poi secondo me può influire anche l'orario, nel senso che magari nei bioritmi di una persona, così come la ritualità, può sicuramente variare. Esatto. Comunque, quelli che hanno 20 anni oggi, tra 20 anni non faranno più il nostro discorso, saranno vecchi. È vero, è vero. Per loro è normale che il calcio sia spalmato, tutti gli sport siano spalmati, ormai quindi... Sì. Va bene così, va bene così. Oh, ma certo, non ne faccio una cosa. No, però guarda, no, ma te lo dico anch'io guarda, cioè, quando eravamo piccoli tutti ricordavamo le partite della domenica pomeriggio. A e B insieme. Quando ero piccola io c'erano ancora le partite della domenica pomeriggio. Ma tu già erano un po' i tempi, però, un pochino. Sì. No, però le radioline. Io sono cresciuta a vedere... Dimmi Mauro, non ho capito. No, le persone con le radioline. È vero. Certo. E poi alla fine a vedere la schedina, come è andata, 90° minuto alle 6:20 o quello. E poi sai Nicola, dimmi. A proposito di basket, proprio qualche giorno fa parlavo con una persona che diceva, ah, bello anni fa, ero abbonato alla Spal, ero abbonato al basket, erano belle le corse, si andava alla partita allo stadio, finita la partita si correva al Palasport per vedere il basket. Quindi questa ritualità, tornando al discorso di Leonardo, in effetti si è un po' persa. Certo, vabbè, insomma, stiamo diventando un po' come gli anziani al bar che ricordano tempi passati. Max, tu sei già un po' più giovane, non so tu da che parte stai, se per il campionato un po' più compattato o spalmato. Io sono della generazione di mezzo che ha visto la transizione e penso che ci siano lati positivi e lati negativi dello sport in entrambe le soluzioni. Anche se non nego che la soluzione delle partite in contemporanea, con al massimo il posticipo domenicale della domenica sera, che a sua volta era diventato un rituale importante, perché il big match era la domenica sera mentre tutte le altre erano in contemporanea, era una cosa
parecchio emozionante, che però va a contare con quelle che sono le esigenze attuali del business televisivo e del business calcistico. Per quanto riguarda invece magari la sfera che contorna il sacrificio dei calciatori, penso che con quello che guadagnino possano giocare anche alle 5 del mattino e accontentare la fascia di pubblico del Medio Oriente, che nessuno si scandalizzerebbe. Ecco. Certo, vabbè, giustamente. Beh, diciamo le cose come stanno, insomma, ecco, giustamente. Allora, intanto, comunque, torniamo sulla cronaca, perché mancano... Oh. Euro gol del Cittadella. Niente, basta. Bel gol, basta, questo, chiusa. Bel gol. Euro gol del Cittadella, è proprio la loro giornata quando fai questi tiri che, non so, magari ci ha puntato sicuramente al secondo palo, a giro un po' la Del Piero, essendo un po' nostalgici, e si insacca alla destra di Eden Battià, un bel gol. Niente. È un bel gol di sinistro questo qua, eh? Posso dire che però questo forse ci servirà un po' a svegliarci, c'eravamo un po' tutti illusi, diciamolo pure, dopo le sei vittorie. Qua Cernicola comunque sbaglia a lasciare troppo spazio... all'attaccante loro, poi comunque una protesta balistica comunque che va rispettata. Però l'ha messa proprio dove la mamma nasconde la marmellata. Sì. No, ma io contesto Cernicola che non l'ha aggredito, non il tiro. E troppo spazio gli ha lasciato. Allora, ragazzi, dovremmo andare in pubblicità. Chiedo alla regia se possiamo tardare di 5 minuti, datemi un segnale se sì o no. Così magari rimaniamo sulla cronaca. Ok, grazie. Grazie mille. Insomma, riusciamo a rimanere sulla cronaca fino alla fine della partita per raccontarvi se dovesse cambiare qualcosa. Dubito a questo punto, però insomma, sa mai. Certo che un 2-1 non cambierebbe nulla. Vuoi il miracolo di due reti in recupero? Bah, vabbè. No, non credo. Non credo, penso che non lo creda nessuno. Comunque, vabbè, faremo un po' i bilanci di quello che riguarda questa partita, che così è stata un po' la doccia fredda in mezzo a un periodo sicuramente positivo, sperando però, adesso magari poi analizzeremo le prossime partite, i prossimi match, per vedere dove eventualmente potremmo, sulla carta, recepire un po' di punti e quindi risalire un po' la china. Però effettivamente sì, questa doppietta del Cittadella non ci stava, insomma. Ecco. Io Nicola sì, esatto, il Cittadella, ripeto, non ha rubato assolutamente niente, vittoria meritata. Una SPAL che mi è apparsa molto stanca, rispetto, loro hanno corso troppo questa, però mi è sembrata molto stanca, con poche idee, una SPAL lontana da quelle che abbiamo mirato nelle ultime sei vittorie. Non lo so, a un certo punto pensavo quasi che si accontentasse del pareggio. Da come... 4 minuti di recupero intanto, sono usciti adesso. Da come giocavamo, momento. Nicola. È ovvio che non dobbiamo comunque drammatizzare, no, una sconfitta può succedere. Merito a loro che ci hanno creduto e hanno giocato meglio. Adesso testa bassa, si riparte da martedì contro il Chievo, che è un'altra partita difficilissima, perché il Chievo è un'altra squadra di categoria che quest'anno sta facendo davvero bene. E niente, come dico sempre, siamo alla spalla e non dobbiamo mai avere paura di nessuno. Certo. Penso anche al 22 quando avremo il Lecce. Lì sarà. Lì, ma anche col Venezia. Dura. Anche il Venezia, è vero. Anche... Beh, insomma, devo dire che sono tutte abbastanza toste. Sarà un mese, diciamo, con cui divertirsi. Speriamo di divertirci in positivo, ecco. Comunque non saranno partite da prendere sotto mano. E perché Mattioli ha detto che al mercato di gennaio valuteranno come andrà questo mese? Perché sanno benissimo che è un mese che darà un po' la dinamica del campionato della SPAL, ecco. Certo. Vabbè, insomma, dai, rimaniamo ancora in cronaca per... mancano 3 minuti, poi insomma, sarà terminato il match. Vi dico anche che in questo momento si sono proprio rallentati anche i messaggi. Quello che prima sembrava che con una rete potesse... Ma porca vacca! Lo so. Cioè, Mauro che ride sotto i baffi, ma in realtà è una risata più per Matteo che altro. Esatto, sono i commenti di Matteo che insomma riesce sempre a mettere un po' di... Diciamo che trasmette quello che sta vivendo la gente da casa, esatto, in questo momento, esatto. Senza mezzi termini. Mauro, tu però te l'aspettavi un risultato del genere oggi? Cioè temevi che potesse accadere perlomeno qualcosa del genere? Beh, allora, facciamo un passo indietro. Mi è piaciuta molto la cavalcata della SPAL, mi è piaciuta molto la reazione all'inizio di campionato, sicuramente un po' magari al di sotto di quello che si attendeva, quindi mi sono piaciute tante cose, Castro per esempio, e mi è piaciuta una squadra che è tornata ha rivitalizzato l'ambiente, ha dato dimostrazione di aver capito di essere in questo campionato e doverselo sudare. E nello sport, dopo tante vittorie, a volte viene naturale un calo di tensione, però stavo dando un'occhiata adesso al Cittadella, va veramente ai mille all'ora,
quindi adesso senza fare valutazioni troppo ampie, magari è una serata in cui il Cittadella va più forte della Spal e ha un pochino più di fame, ci può stare insomma. Quindi... Certo, certo. Comunque siamo al 92esimo e 23 secondi in questo momento, quindi insomma ancora un minuto e mezzo più o meno, e poi vi ricordo che appena finita la partita andremo in pubblicità e subito dopo faremo un breve commento di quello che è successo e spazio anche a Leo con i Buccaneers, giustamente, yeah, perché parleremo anche di questo. Vabbè, è un altro sport. Beh, insomma, giustamente, oggi abbiamo parlato di tanti sport ed è giusto dare spazio anche a questa notizia, tra l'altro d'attualità. No, la vedo più come cavina, cioè secondo me è proprio il Cittadella che oggi in palla, cioè c'è corso tanto. Mille. Sì, 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 cioè, sì. Sono meritata tutta, sì, sinceramente. No, ma la vittoria è meritata. Diciamo che questa è la seconda sconfitta in campionato dopo quella che abbiamo avuto al Castellani a Empoli, però quella sconfitta la Spal aveva fatto qualcosa di più. Mi ricordo che il primo tempo eravamo in vantaggio e un pareggio non era assolutamente un risultato che ci avrebbe fatto gridare allo scandalo. Questa partita invece, ragazzi, sono deluso perché non abbiamo fatto niente. Però per rispondere a Nicola, ammetto che quando mi è arrivato l'invito ho visto Cittadella Spal, ho detto addio. No, sono cavoli amari. Invece io continuo a dire che è sempre stata la nostra bestia nera. Ho detto adesso vado là e sicuramente mi tocca commentare. Beh, però Leo, abbiamo vinto la Coppa Italia di C contro il Cittadella. Sì, vabbè. Ragazzi, un commentatore gladiatore affronta qualunque sì, partita. Sì, ma certo, certo. Però dentro di me, visto che l'hai fatto... Hai fatto la domanda a Cavina, io ti dico che quando mi hai chiamato ho detto sì, va bene, vengo a difendere il fortino. Un entello era più comodo. Sì, esatto, esatto. Vabbè, ancora pochi secondi e poi mi sa che ci sarà il fischio finale. Finita, che si abbracciano, finita. Vabbè. Al tombolato il Cittadella vince. Ragazzi, andiamo diretti in pubblicità, rimanete con noi tra pochi commenti. Guarda come si... E ci ritroviamo a commentare dunque questa sconfitta con l'amaro in bocca, del resto insomma 2-0 per il Cittadella, partita che è comunque meritata per quello che riguarda i veneti e che, come dicevo prima, è un po' una doccia fredda, sperando che a volte le docce fredde ti ridiano un po' di vigore, eh? Insomma, non... Le nonne dicono che se hai la febbre con la doccia fredda ti passa. Ecco, però non lo consigliamo a chi ha la febbre. No? Io l'ho fatto una volta, non mi è passata. Purtroppo è vero. No, nel senso che tanti consigli delle nonne li prendiamo per buoni, però questo io non l'ho mai tenuto troppo in considerazione.